Eccoci, salve. Vi starete chiedendo, Cusco, ma perché hai messo la musica di Tears of the Kingdom? Perché la volevo sentire, va bene? Non rompete il cazzo. No, cosa ho messo? Ah! Quanto forte questa musica. Va bene, tanto mentre avvio Persona 4 tengo questa. Ah, è vero, c'è la finale di Pokémon, vabbè. Sinceramente frega un cazzo. Poi me la recupero su YouTube. Allora. Anzi no, sapete cosa? Adesso tanto c'è la opening di Persona 4 e quindi sentiamo quella e poi faccio l'intro. Tanto qua dovrebbe apparire il gioco, perfetto. Tutto regolare. Allora, mi muto. Eccoci, scusate un attimo, dovevo spegnere il ventilatore, tra un po' lo riaccenderò. Allora, che cosa ho fatto dalla scorsa volta? Ho farmato, sono andato nel palazzo di Naoto, le ho preso, ho ammazzato il boss del palazzo di Naoto, il boss quello che appare quando lo finisci. Ho preso il revolver che mi ricorda Makoto di Persona 5 che potenzia tutte le stat di 5. E niente, ho farmato un pochino, ho fatto cose. Naoto adesso è più o meno in pari con il resto del team. Non è a livello 70, ma quasi. Aspetta, Rick, che è sta roba? Non mi carica il tweet, Rick, non so che dirti. L'ho aperto e non mi si apre. Riprovo. Qualcosa è andato storto, prova ad aggiornare. No, niente, mi sa che l'hanno cancellato. Ah, il trailer di Attack on... Vabbè, ma lo guardiamo domani sera durante l'Anime Night, scusa. Perché fare delle cose di fretta stasera? Allora, quindi, preso conto della situazione con questa musica fortissima che devo abbassare un secondo. Piano. Allora. Ok, meglio. Quindi. Vediamo un po' come siamo messi. I Persona sono rimasti quelli che avevo prima. Semplicemente invece di Aim. Visto che tanto Nanako l'abbiamo maxata e Justice non ci serve più nella squadra, ho preso Mott, che è capitato. Thomas, sì, dai, vieni. Join the party. Gli altri sempre i soliti. Ho fatto qualcosa qui, grandi modifiche, non mi pare. Forse lei è salita un po' di livello. A qualcuno io sarei voluto una schiva. Ah sì, dai Sojo l'ho fatto salire un po' di livello, adesso altri due livelli ed è completo, che impara Samsare, siamo tutti contenti. Waifu Team, sì, e infatti RGB Harem, perché, vabbè, Kartikeya che scopa tutti, Lilith che fulmina tutti, manco fosse Ramu di Final Fantasy, Trumpeter, Megidolongo, non so fare il suono... Ragazzi, io non so fare il suono della R prolungata. La R singola la so dire, la doppia R no, la R prolungata non la so fare, quindi non so perché provo a farla. Però questo signorino impara Debilitate.
Insomma, ce lo teniamo stretto, Trumpeter. Detto ciò, qui però non mi fa vedere come li ho vestiti. Allora andiamo un secondo. Dove andiamo? Ma dai, andiamo al palazzo di... Anzi no. Andiamo al palazzo di John Videogioco. The Club. No, il Club... Oh no, ho sbagliato. Qual era quello di John Videogioco? Come ci si andava da lui? Oddio, come ci andiamo nel palazzo di John Videogioco? Ci si può tornare lì? No, Yu... E il tizio lì... Com'è che si chiama, vaffanculo? Il tizio, dai, quello che stalkerava Yukiko e poi ha ammazzato Moroka. Il tizio, dai, Gianni, qui? No, qui Exploring, aspetta. La volpe, no. Alcuni ti chiedono se vuoi andare in più posti. Ah, allora... E chi cazzo era però? Naoto, forse? Eh no, infatti, never mind. Tu? Go to the game, eccoci. Però mi sa che ci ero già andato, allora. Allora, perché vi volevo far vedere come ho vestito il party. Ok, continue from endgame, allora mi sa che l'ho già fatto. Tanto in caso usiamo una gomma e via. Ecco, questo è come è vestito il party attualmente. Ci abbiamo il team RGB di waifu. Ah, e tra l'altro ho dato un'occhiata a cosa... Oh? Ok. Dicevo... Ho dato un'occhiata a come si evolve Naoto per quanto riguarda le skill e impara Megidolaone e Vorpal Blade, quindi la terremo per sempre. Continuo a sbagliare tasto, ma va bene. Qui c'è qualcosa? No. Allora, le mie gomme dove sono? Eccole qua. Quindi niente, ho fatto questo, adesso siamo messi... Così a livello di livelli. Cioè noi siamo tutti all'80, Naoto è al 70, Kanji non lo useremo mai, mi dispiace per lui, ma però dai, Naoto direi che si è messo abbastanza in pari, no? Come cazzo è possibile che Kanji è più basso di Yosuke? Yosuke, ma come fai a essere livello 43, scusami? Boh, si vede che l'ho usato tanto Yosuke, non me lo ricordavo. Ma tanto non ce ne frega più un cazzo. E che altro c'è da dire? Niente. Ho preso tutti i materiali per tutte le quest, non ho fatto fusioni nuove. Non ho fatto fusioni nuove, ci avevo pensato, però ho detto, ma tanto scopriamo ancora tutti. Cioè, allora, ecco, questa è una domanda che ho per voi, ragazzi. Come vedete, io sono a livello 80 e qualcosa. E i miei persona sono tutti più o meno intorno al livello 70, quelli che uso per fare i culi. Tra il 60 e il 70. Sì, tra il 60 e l'80. Il più debole che ho è Daisojo al 65. E il più forte che ho è Kartikei all'81, quindi quello è il range. Sono in... sto giocando in hard, se non sbaglio. Sono abbastanza sicuro di essere in hard. Perché Peo mi ha traviato per sempre. No, com'è che si guarda la difficoltà? Boh, dovrei essere in... Ma che ne so. Comunque dovrei essere in hard, credo. No, non volevo sapere se va bene, volevo sapere, il gioco diventa difficile a un certo punto, perché qui ho scopato tutto. Cioè, io mi ricordo che da qualche dungeon, cioè l'ultimo dungeon difficile è stato quello di Kanji, poi è stato tutto scopopoli. Oh, guarda, un nemico! Puff! E poi magari viveva giusto se lo volevo lasciar vivere e sperimentare un po' con le mosse. Sono andato a fare shopping e Pino dice, ok, va bene. Nice shoes. Con della wasabi jelly. Allora aspetta un secondo che io qua ho 47 cavi, non sono più abituato. Mi ha viziato a registrare Final Fantasy 16 senza tutti questi cavi. Ok. Allora, salviamo. Così se faccio un casino posso riprovare. Un boss ti punirà duro. Ok, ma vabbè, non importa sti cazzo. Allora dai, facciamo sto piatto. Vediamo se c'è... Oddio, ne vale la pena in realtà. Fare il cibo serviva soltanto per... No beh, non one shot tutto. Però nel senso, se non one shot, dammi due turni e ho finito.
Cioè, il punto è che non... Il punto è che non ho difficoltà. È da qualche dungeon che non ho alcuna difficoltà. Che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere che si può fare a quest'ora. Dovrei tornare a riposarmi. Allora vaffanculo, preparo la cena. Le crocchette. Oh, allora, ste crocchette. Io direi di farle con un po' di sano sputo. Come dovrebbe essere l'olio? Ma che cazzo ne so, bro. Medio. Le crocchette. Ma sì, tanto non dovrebbe esserne troppo né troppo poco. Sarà medio. Non era medio. Moist. Doveva essere poco. Mannaggia. Ma che cazzo ne so per te quant'è medio, bro? Comunque ho preso tutti gli oggetti per tutte le quest, mi sono aperto la guida sul come fare le quest, ho guardato quali tizi mi davano quali. Oddio i midterms, porca troia. Va bene, mi apro anche la pagina degli esami. Ah, devo fare high per friggere, ma porca troia, ma medium mi ha dato moist con ancora più olio, era un casino. O forse perché era moist perché non c'era abbastanza olio effettivamente, chissà, allora... Persona 4, golden. Exam answers, eccoci qua. Vuoi mangiare con qualcuno? Sì, mangerò con... Chi è che devo far salire? Yukiko l'ho maxata, Cia praticamente l'ho maxata, Yosuke frega un cazzo. Chi altro c'è? Kanji, Rise... Oddio, sai che non mi... Allora, però Kanji... Tanto Kanji è Emperor. Con Emperor ci si fa Odino. A me Odino servirebbe perché è bella Lilith, però vorrei un persona ancora più figo di... Tuono, se possibile. E quindi dai, io direi che è anche ora di fare Kanji, no? Che poi mi sembra pure interessante Kanji. Ma sì, dai, facciamo un po' Kanji e via. Oddio, c'è anche... IABR, ma che cazzo me ne frega di IABR? A colo maxato. Yumi, non me ne frega un cazzo di Yumi. E siamo tornati qua. Io volevo mangiare con Naoto, ma va bene. Allora dai, andiamo con Kanji. Oh, bro, queste croquettes sono proprio moist. Non sprecare il cibo così... Ah, è ancora calda, bello. Come cazzo fa a essere ancora calda dopo 5... Ma l'ho cucinata ieri sera. No, veramente, come fa a essere ancora calda? Vabbè, non importa. Allora, qui c'è un professore che ha cercato di... Ah, sì, il professore pervertito che ha cercato di creare un problema per l'esame che coinvolgeva le misure delle studentesse. Non farò nomi, ma non è sbagliato, voglio dire, ma chi se ne frega delle misure di una ragazzina delle superiori? Non sarebbe molto più interessante se fossero le mie? Pli, 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 pli. Pronto polizia? Sì, salve, abbiamo due pedofili qui a scuola. Ma wow, gli uomini di mezza età sono proprio dei pervertiti. Riesco a sentirli che mi guardano con i loro occhi schifosi durante le riunioni. Non c'è scritto mai questo, ma non rompete il cazzo, ho caldo. A proposito di caldo. Eccoci, un saluto a Venti, il ventilatore, evviva, andiamo avanti. Non ti traduco, Gianna, non c'ho voglia. No, non stavo ascoltando, porca troia, nel momento in cui schippo. Di che tipo di pesce stavo parlando? Boh, non penso lo Nissan, uno di questi due sarà. Allora, è il momento, tanto l'ho aperta apposta. Che giorno è oggi? 10-13, ok. No, questi sono i social link. All classroom answers, grazie Polygon. 10-13. Ragazzi, non è colpa mia. Non è colpa mia, è colpa del gioco. Ojisan, immaginavo. Ah, sono felice che mi stai ascoltando. Sì. Stavo ascoltando. Sì. Tranquilla, io ascolto sempre tutto. Alzo un po' il volume così si sente di meno il ventilatore. Ah no, ok. Non è un cazzo da fare, devi aspettare. E aspettiamo. Mi metterò ad aspettare portando tutto a tutti. Allora, tanto, professoressa egizia, dov'è?
È qui, eccola. Toh, c'ho questo item di inizio gioco che ti dovevo portare. Sento una forte aura. Sì, molto interessante. Ficcatelo nel culo. Non mi frega niente. Grazie. Oddio santo! Che vuoi? Vai, cosa c'è? Cosa vuoi? Make another. Un pendolo. Va bene. Sì, lo trovo io. Va bene, ciao. Che palle. Pensavo di essermene liberato per una volta. No, impossibile. Qui c'è Gianna, qui c'è Cazzapanna. Dove erano le mie quest adesso? E chi se le ricorda più? Allora, qui c'è il preside che voleva, non mi ricordo cosa, ma io ce l'ho. Sì, sì, bravissimo. Goditela. Oh, ma che figata. Che lui... Va bene, arrivederci. Oh, ma c'è un'altra qui, ma che godo. Signorina, ho assunto il gender? No. No, ma su... Non... Crystal Ball, sì, ci puoi giocare. Le puoi mangiare, no, non dovrò mangiarle. Ok, Crystal Ball presa. Se non sbaglio erano 5, quindi me ne mancano 2. Sparse in giro per il mondo, non mi ricordo dove. Spero qui a scuola, perché sennò arrivederci. Addio Rick, goditi le Masters di Pokémans. A me purtroppo interessano un poco questi campionati di Pokémon di Scarlatto e Violetto, perché non lo so. Non so bene perché. Perché all'inizio mi interessava, poi tanto ho visto che il meta era sempre quello, c'era Fluttermane ovunque. Ho detto vabbè. No, aspetta, però ti ho detto maxato. Tizia, vieni qua. Sì, tiè. Ok, allora, Yukiko dovrei averla maxata in teoria, no? Yosuke al 6, Yukiko l'ho maxata, esatto, quindi mi dispiace Yukiko, ma non serve passare del tempo con te e quindi non lo farò. Dove caspiterina era l'altra ala della scuola? Come si accedeva? Da qui, no, da là c'è il bosco verdeggiante con gli alberi in 2D. Qui si sale, eccolo, di qua. Ok, qui c'è Kanji, quindi in caso passiamo del tempo con lui. Vediamo quassù se c'è quello che cerco. Per favore, sì, quassù. Oh, grazie. Sì. Toh, non rompe il cazzo. Oh, abbiamo finito. Possiamo andare da Kanji. Evviva. Ah, è vero, potevo teletrasportarmi. Come... così. Ok. Va bene. Ora lo so. Ce l'ho, Emperor? Ti prego, dimmi che ce l'ho. Judgment, Devil, Star, Hierophant, Strength, Aeon, Emperor! Grandissimo Okuninushi, ecco perché ti tenevo nel team. Allora, aspetta però. Aspetta un attimo. Che qua c'è da fare anche altra roba. C'è da fare anche altra roba, devo dar da mangiare a un gatto. Non mi ricordo dove, ma devo dar da mangiare a un gatto. Non so neanche se glielo posso dare da mangiare, però devo provare perché sto gatto c'ha fame. Gli devo dar da mangiare 7 pesci. Oddio, e te? Sì, e sei tu quello del gatto, no? Ok, va bene. Non era lui quello del gatto. Cioè, lui era quello del gatto, ma... Eccolo il gatto. Toh. Becca. Sembra felice. Toh. Sì, tieni. Sembra felice. Ti prego, dimmi che ce n'ho ancora. Ok, go. Non so perché ho tutti questi pesci rossi, non me lo ricordo, ma sono felice. Allora, bro, te lo devo dare quante? 7? Ma non te l'avevo dato mai da mangiare. Sì, feed the cat. Oh, ma sto sprecando i pesci? No. Che rottura di palle sta cosa. Non vi dargliene uno al giorno. Ma vaffa. Vabbè, in compenso adesso facciamo le crocchette fatte bene. Allora dai, tutto velocissimo. Sì. Schippa tutto. Vai. Tanto olio. Tutto l'olio. No, è sbagliato anche tutto l'olio. Ah, è pervenuto perfetto, ok.
Vai! No, me ne frega un cazzo! Come si skippava? C'era un modo per skippare, ma non me lo ricordo! No, come si skippava? Quadrato? No, R1. No, triangolo? No, select? No. C'era un modo per skippare, no? Com'era? Il vincitore junior di Pokémon è tipo la versione secca dell'attore di Spider-Man. Va bene, accetterò questa notizia. Kanji! Kanji! Becca! È ben cotto! Oddio! Sono carico, raga, sono carichissimo. Stamattina stavo morendo, poi ho giocato 5 ore filate a Final Fantasy XVI e ora sono carico. Non so come funziona il mio corpo, ma va bene. Oh, Jason! Sì! La risposta corretta! Adesso speed portare tutto a tutti di nuovo. Allora, intanto salviamo, così non la devo rifare di nuovo, sta cosa. Corri! Non c'è tempo per trottare, devi correre! Dove cazzo sono tutti? La professoressa! Oddio! Ho sete! A quanto pare urlare fa venire sete. Ciao Casco, come stai? Sì, da! Sì, dammela questa! Sì! Ok, un secondo che sto svitando la bottiglia dell'acqua, un secondo che bevo. Ok, quindi, dopo questa pausa acqua, perché devo andare di qua, mi pare. Oddio! Tu! Vieni qui! Becca! Ah, ma questa è la professoressa Joker, non l'avevo riconosciuta. Qua ci sei tu qui. E poi c'era il tizio al primo piano, mi pare. Sì, sì, la diligenza. Ah, non sono andato a cagare, tra l'altro. Andiamo a cagare molto velocemente, può sempre fare comodo. Ok, non ha fatto comodo, ma ci sta. Cosa c'è qua su? Ah, il tetto, ho sbagliato! No, vabbè, sti cazzi. Piano 1. Qui c'era qualcuno a parte Yukiko? Sì, c'è Gianna che cammina davanti ai bagni, misa misa di Death Note, con gli occhiali. Bravissima, ora, practice building. Qui c'è mio fratello Kanji, ma ci andiamo tra un attimo. Piano 1. Dov'era? C'è un tizio qui. Dove cazzo è finito? Ah, è lì. Però ne manca una così. Ne ho missata una che prima non ho missato. Perché mai? Com'è successa questa cosa? Come ho potuto missare una quest che prima non ho missato? Dove non sono stato? Boh, non lo so. Riproviamo tutto. Qui c'è Kanji. Qui ci sono le scale. Forse era da quest'altra parte semplicemente? O forse non so contare, forse ho semplicemente scordato come si conta, è possibilissimo. Ma c'è qualcuno? No. Dice Naoto. Naoto, come stai? Grazie per avermi salvato, ho roba da fare. Come non ho abbastanza coraggio? Ma quanto cazzo coraggio? Vabbè che non ce l'ho maxato in realtà, però. Come sono messo io a coraggio? Come lo fanno? Porca troia, bro, c'ho il coraggio quasi maxato. Ma devo avere il coraggio maxato per parlare con Naoto? Va bene, tocca maxare il coraggio, capito? Allora, andiamo a dar da mangiare al gatto di merda e anche a dare il pesce rosso al tizio. Tizio, toh, becca il pesce rosso. Sì, bellissimo. È fuggito via. Eh sì, lo fanno. Purtroppo tendono a farlo. Gatto di merda, tieni. Io l'ho già dato, non lo so, vabbè. Toh. Vabbè. Ci vediamo mai più. Gatto di merda. Poi. Andiamo giù Ness a vedere se c'è Adachi, metti che. Oh, figurati. Attenzione, chi è questa signorina? Ah, vabbè. Ha detto qualcosa su Teddy? Such a good salesman. Besides my grandfather... Ah, interessante. Indizi sulla prossima quest? O forse su Teddy che è molto bravo a il capitalismo? Parlando di Teddy, come va?
ti do mi offrono sempre tanti snack, mi dicono sempre tienitelo questo, levati dal cazzo. Vuoi invitare Teddy a fare qualcosa? No, no, guarda, evito volentieri. Qui c'è il giornalista. Ah, dovrei andare qui dal fabbro, ma il fabbro è aperto a quest'ora? Com'è che funzionava il fabbro? Vabbè, dovrei aver dato tutto, quindi Tobro, becca tutto. Tutti i materiali, beccate. A lui se gli vendo i materiali mi sblocca cose nuove, no? Non è che devo fare un'altra cosa strana. Tipo... Mari l'hai maxata? Sì, sì, ma da un pezzo che l'abbiamo maxata, Mari. Posso vendere tutto qui, sì? Tanto se ho consegnato tutto... Ho consegnato tutto? Aspetta un attimo. No, aspetta. Beginner, idea of paper, Garthfucker for the Black Rains, Power Rock... Power Rock? No, le Power Rock no. Non ho consegnato le Power Rock. Qualcuno voleva le Power Rock e io ne avevo tante. Ah no, aspetta! No, 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 aspetta, aspetta. Non volevano le Power Rock, volevano che io gli davo qualcosa che si prendeva con le Power Rock. Ma che cazzo era? Aspetta. Fammi vedere le quest. Fammi vedere le quest. Questo, vabbè, sti cazzi. Find me something to wear. Esatto, questo, questo qui. Poi che altro c'è? Basta, solo queste due sono rimaste. No, e vabbè, il gatto di merda. E il tizio che non ha, che ha paura dei gatti, anzi. Ok, quindi. Richiesta, cos'è che era? Richiesta numero 47. Fammi vedere un attimo come si fa. Persona for golden request guide social puppets. Quest, ecco qua. Allora. Quest numero 47. Solution, you need the invincible mini armor from the weapon shop. Vendere 8 power rocks. Ok, ok. E allora sì, devo vendere le robe. Bella Gianni. Effettuiamo del capitalismo, tieni. Bloody kunai, sti cazzi. Kunai, non me ne frega niente dei kunai, sono per Yosuke. Fickle Madam. Mail Duster, non mi frega niente per Teddy. Poison Claw per Teddy. Divine Blouse. O Blues, non so. Penso sia Blouse, però Blues è un genere musicale e non si scrive così. Invincible Bikini. No, Invincible Mini, non so perché ho letto Bikini. Niagara. Niagara Climber, credo. Sì, non lo stavo per leggere male. Vabbè, tutta roba molto figa. Poi vedo. Allora, buy weapon. Ho visto una roba per Yuki con lì in mezzo. Fickle Madam, cosa fa? Rage Romance. Oh, ah no, però il tamburello più 3 a tutte le stat. Eh no, allora niente. Cioè, più 3 a tutte le stat, non me lo batti con la Rage. Noto, c'è niente? No, non c'è niente al pari della Peacemaker. Cia, che da un po' che non io compro qualcosa, credo. Beh, oddio. Oddio, 225 d'attacco. Non è male, eh. Ah, oddio, 25. Non è neanche così tanto, però. No, meglio 5 agilità. Per me, invece? Per me sto cazzo. Cioè, oddio, questa sarebbe meglio. In realtà sarebbe meglio questa qui, questa. Niente di che. Più 2 strength, ma fa meno. Ma sai che forse è ora di comprare la Gardenia Sword? Potrebbe essere il momento. Fa 20 in più di danno, c'ha più precisione. Sti cazzi degli All Ailments, c'ha Silence, che è più che sufficiente. Ma sì, dai, ma sì. Dammela. Quanto sa di Gaia Sword? Ma sì, tieni. Ok, invece, vestiti. Allora, riduce danni fisici, resist di... Autoraku... Vabbè, non serve in realtà Autorakukage, cioè abbiamo già Kartikeya che ha auto, ma tutto. Ma va bene, oddio. No, c'ho evasiveness 26, che cazzo faccio? Scendo a 3 o a 14? No, vaffanculo.
invece qua. Quanta roba! Allora, che abbiamo? Invincible Mini, uno lo devo comprare per forza, quindi dammelo. No. Poi Evade Fizz, Resist Panic. Vabbè, niente di che comunque. Vediamo invece Yukiko che cos'ha. Più 5... No, Yukiko tu ti tieni l'armada Bastier. Naoto cos'ha? Più 5 Endurance. Non lo so, non lo so in realtà. Sono indeciso. Sono indeciso. Perché più 5 Endurance è buono, però 232 è un po' le compensa quei 5 Endurance. Però perdo anche 16 di Evasiveness. Facciamo così, per ora niente. Per ora sto a posto così. Accessori, non penso ci sia nulla, ma vediamo. Mage's Mark, ce n'ho 47, Healthy Recipe. Ma guarda sti cazzi. Sì, sì, ma guarda, più che per la difesa era per l'endurance. Cioè, non per l'endurance, per l'evasiveness. Perché da 24 a 8 è un po' tanto. Quindi, leave the shopping district. E andiamo a Okina City. E questa cosa ci dovrebbe dare una nuova arma per Yukiko, credo. Se non sbaglio. Se non sbaglio, Kontos. Che è una reference al famoso personaggio dei Griffin, Stelio Kontos. Ok, sì, molto bene. Disco Fan! Vediamo com'è. Vediamo un po' com'è. Adesso fa cagare. Fa... è una merda incredibile rispetto al tamburino. Disco Fan. Ma vaffanculo, è una merda. Molto meglio il tamburello. Tamburino, tamburello, non ho mai capito come si dice. Vediamo qua dentro se c'è qualcosa. Allora, com'è che funzionava sta roba del Chug al caffè? O Chuggle, Chuggle? Vabbè, quello di Persona 3. Mi ricordo che aveva qualcosa a che fare con le skill card. Forse che tipo perdevo un persona, ma se quel persona aveva una skill card me la dava? Non c'era qualcosa pure che mi potenziava i persona? Come, come alternativa? Neo Feather, madonna santa. Festival set, agent set. Lo sai che quasi quasi. Il festival set lo posso vedere? No, non me lo fa vedere. Ah, ma sarà lo Yukata. Vabbè, sti cazzi. Ok, abbiamo finito. Si va da mio fratello assoluto Kanji. Dov'è Kanji? Dov'è la scuola? Oddio, non trovo la scuola. Eccola. Bastava leggere. Ciao Yukiko, poi facciamo il sesso incredibile, ma non adesso. Adesso è il momento della bromance col mio amico gay, ma io non sono gay, quindi tutto a posto. No, homo. L'ho fatto pochissimo, è stato meglio farmare le skill card nel dungeon che sprecare un pomeriggio per ottenerne una nel caffè. Allora, sì, però, progettista, è vero anche che nei dungeon la trovi una skill card come Debilitate? Probabilmente sì, ma non subito. Invece lui, oddio, lui bastava un altro livello e ce la faceva a impararla, quindi oddio, 34.000 esperienza, non ci mettevo 3 secondi, però, vabbè, Kanji, mio padre. È del tempo, sì, ah, aspetta però, fammi vedere a che livello sei così, aspetta un attimo. Allora, no, ho sbagliato, social link, Emperor, siamo al 5, ok. Piri 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 piri. Attenzione. Momento completamente no homo in riva al fiume. Spengo pure un po' il ventilatore, vediamo quanto dura. Se farmi nel dungeon ci vogliono 2 minuti a trovare una carta che aumenta di un livello la tua persona. È vero, c'è la carta quella lì di Emperor. Che ironicamente è proprio Emperor se non sbaglio. Però in realtà non l'ho trovata così tanto e il problema è che quando la trovavo non avevo mai il persona che volevo. Tipo ho trovato non so quante volte Magician, però avevo Kartikeya che ormai aveva tutte le skill al massimo, quindi non ho mai voluto un cazzo. Perché sono un idiota. Non riesco a togliermi questo posto dalla testa.
continuo a chiedermi se il coniglio che quel bambino ha buttato via, diciamo, potrebbe essere... Ah, sì, il coniglio giocattolo potrebbe essere finito qui da qualche parte. Se lo trova ora, potrebbe sentirsi in colpa e basta. Waiting non so cosa vuol dire. Ehi, signore! Eccoti, Sana-chan era molto felice, ti stavo cercando per dirtelo, la bambola che l'hai dato. Senti, bimbo, vabbè, non importa. Me ne puoi fare altre? Mia madre ne vorrebbe tanto una. E anche la mamma di Sana-chan, chan. Mi fa strano dire Sana-chan, però non so che altro dire. Hanno detto che ti pagheranno. Cosa mi pagheranno? Ma non ho bisogno dei soldi, io lo faccio là per la passione. Ah no, non sono un professionista. Non è un venduto, Kanji non è un venduto, Kanji è uno del popolo. Mia madre vuole un gatto e la mamma di Sana vuole un cane. E la mia professoressa vuole un alligatore rosa! Oh, citazione a persona 3. Stavo bevendo di nuovo. Un alligatore rosa? Ah, come in quella favola per come in quel libro di favole. Un saluto al miglior social link di tutto Persona 3. E va bene, allora te le preparerò. Sì, evviva, ricorda che me l'hai promesso. È una strana situazione in cui mi sono ritrovato, eh. E secondo me quella giusta è la prima, ma vediamo cosa dice la guida. La guida ci dice che... Dove cazzo sono? Ah, aspetta, facciamo così, Ctrl F, Kanji. Eccolo qua. Allora, rank 6, rank 6. No. I want to learn 2. Affinità più 3, alla seconda rispondete a piacere incontro mi sa. Non. Social link emperor. Corridoio. Sì, però bro non. Allora, c'è la 5 che mi dice è uguale e la 6 mi dice una cosa che ancora non c'è. Quindi, boh, io vado a piacere, eh. Ti fa bene. Bene, ma non lo so. Kanji non è d'accordo. Ho capito, la guida mi ha mentito. Quando ero alle elementari ho riparato la borsa di questo non gender precisato compagno di classe. Ora che ci penso, compagna di classe, mi sa che mi piaceva. L'ho fatto solo per renderla felice, ma il giorno dopo tutte le ragazze la prendevano in giro. E si è messa a piangere. Non capivo perché, ma sai, ho pensato di aver fatto io qualcosa di male. Quindi non ho mai pensato che qualcuno mi avrebbe ringraziato per queste cose. Ah, mi sento bene. Sentire grazie, mi piace. Kanji sta ridendo. Ti senti di capirlo di più. Vabbè, sì, molto interessante, persona. Oddio, buongiorno! Power Charge, guarda Kanji, se fossi in squadra saresti una madonna, ma c'è già Chie, e quindi... Che poi anche Chie ce l'ha Power Charge, quindi che cazzo dico? Devo andare a Okina Station, al negozio di lane, non mi viene... di cose per cucire, non mi viene il nome, perché ho finito i materiali, quindi ciao! Comunque, lui tiene la giacca come i tizi della Marina in One Piece tengono le loro. E per qualche motivo non gli vola via. C'ha tipo dei magneti, tipo forceable. Welcome back. Allora, Dojima, se non sbaglio, io l'avevo maxato, giusto? L'altra volta ci sono rimasto in merda e ho detto, wow, ma hanno maxato... Io avevo maxato Dojima? E infatti l'avevo maxato. Ho maxato Dojima, ho maxato Nanako. Margaret, vabbè, c'è da fare le fusions. Yosuke pure manca poco, Full fa da solo. Rise l'ho lasciata molto indietro. Allora, adesso mi concentro sul finire quelli che ho già. Poi, oddio, ci sarebbe anche la Old Lady, che mi serve per fare Alice. Io Alice la voglio. Io voglio spammare le insta-kill Dark. Vabbè, la Nurse se ne può andare a fare in culo. Lei pure se ne può andare a fare in culo. Lei sti cazzi. Tu non ci sei, pezzo di merda. Va bene, allora io direi... La priorità, vabbè, la volpe si fa quando si fa.
Rise la facciamo appena finiamo Kanji. E Margaret si fa quando si fa. Adesso che posso fare? Boh, vediamo se posso andare. Dove posso andare di notte a quest'ora? Comunque la musica di Persona 4 di notte penso sia una delle mie preferite del gioco. Attenzione, Rise! Fammi salvare che magari sale. Mi sto chiedendo se... se saresti venuto di notte... No, mi sto chiedendo perché, vabbè, non lo so. Hai del tempo, parliamo. Potrebbe apprezzare se ne parlassi. Però non c'è scritto che salirebbe di rank, quindi forse non lo so. I'll see you later, senpai. Yes. Allora, vediamo qua se c'è qualcosa di nuovo. No, qua non c'è niente di nuovo. Tu cos'è che volevi, Margaret? Ganesha con Tetracarn. No, non ho letto, scusami. Posso rileggere? Non posso rileggere, va bene. Invece sì che posso, guarda. Sarakana, Wonder... Ah, sì, sì, l'avevo già letta l'altra volta, ok, scusa. Ti ho sopravvalutato. La sera non possono mai avanzare. In realtà Adachi un paio di volte mi ha avanzato la sera perché era solo di sera. Però, appunto, Adachi è un po' l'eccezione. Che fare? Vediamo qua se c'è la tizia dei pesci. Non c'è. Non c'è, qui c'è il palle. Mi fa passare il tempo draware la fortune? Mi pare di no, però non ne sono sicuro. Però che per sicurezza non lo faccio, va? Qui posso raccogliere gli insetti? Yes. No, sono stato lento, merda. Vabbè. Schifo non fa. Ok, la fortuna, progettista, mi fido. Se perdo tempo, colpa tua. Ma non penso, dai, come fa a farmi perdere tempo sta cazzatina? Se godo! No! Come will not become stronger yet? No! Ho perso tempo! Progettista, è colpa tua. Progettista, è tutta colpa tua. Mi dispiace, è andata così. Vabbè, in realtà è stato utile perché ci ha fatto guadagnare punti con Kanji. Tanto se non avessi fatto quello avrei letto qualcosa per aumentarmi il coraggio, così mi preparavo per Naoto, ma va bene anche così. Che vuoi, Cia? Scusa, sono molto sgarbato perché ho caldo. Accendo il ventilatore così mi passa. Ah, è vero, ci sono gli esami. Certo che ho studiato, mi ero scordato che c'erano gli esami e non ho studiato. Ma non importa, tanto la knowledge... Non ce l'ho al massimo la knowledge. Ma va bene. Un saluto a Venti il ventilatore. Io questo ventilatore l'ho preso perché in teoria non doveva essere particolarmente rumoroso. E invece, guarda un po'. Allora, signori, siete pronti? La gola, ovviamente, la gola. Sì, 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 sto leggendo le domande. Sto sicuramente leggendo le domande. The right edge, certamente, lo sapevo. Certo, certo, io sono molto attento. Guarda, a me gli esami sono una di quelle cose che in persona non è mai fregato niente. 40 minuti, so, ho letto la domanda. All of the above. Arrivederci. E per questa giornata abbiamo finito. Sì, sì, appunto, ti danno le big mance se arrivi primo, ma il punto è che non me ne frega un cazzo di... Ok, adesso mi devo mettere lì, ascoltare le lezioni e ricordarmi che cosa hanno detto, perché così non me ne frega un cazzo, cerco le soluzioni e via. Non gioco a persona per rispondere agli esami, gioco a persona perché wow, Megiddo Laon. E perché wow le waifu, basta. Ecco. E fare un gruppo di studio? Ma guarda,
Va bene. Giusto perché sennò non ci avrei un cazzo da fare. A parte che sento l'audio basso io. Posso prendere... Vabbè, tutte gag incredibili. Non c'è il doppiaggio, quindi sti cazzi. Yosuke e Chie vanno molto d'accordo. Perché non cominciate a uscire insieme? Rise ha fatto la proposta maledetta. Mai. No. Dai, Noto, anche tu potresti... Sì. Dov'è Kanji, tra l'altro? Questa la supporto, sono d'accordo con Rise. Sono d'accordissimo con Rise. Vaffanculo, no! No, non ridere! Io sono d'accordo. Voglio solo il meglio per mio fratello e figlio Kanji. Sì, sì, madonna, sì! Senpai. Non rompere il cazzo! Dai, torniamo a studiare. Eccoci. Guarda, me ne frega. Ma io ero venuto per Kanji e Kanji non c'è. Porca troia, vabbè, dai, almeno Yosuke e Rise, quando voglio, sono pronti. Che palle. Ma perché non c'è Kanji? Vaffanculo. Non avete fatto niente con lo studio, ma va bene. Io l'ho detto perché, vabbè, dai, almeno guadagnerò qualche punto studiando. No, niente. No, vabbè, l'agricoltura, regà, l'agricoltura è incredibile, l'agricoltura. Se ci pensate, l'agricoltura è una delle gioie della vita. Doji, ma io non so che dirti, c'hai l'orto delle meraviglie. Ogni cosa che ci pianti in 2 settimane, neanche in 4 giorni, diventa una madonna. Dovresti vendere la terra del tuo orto, non so, secondo me c'è qualcosa di radioattivo. Allora, mettiamo il grano che ho finito... Mi sono rimaste tipo 2 chiavi per le ceste. Cazzo, la domenica potevo stare con la vecchia! Tocca ricaricare. Tocca ricaricare, così non sprechiamo tempo con la fortuna di Kanji. Allora, facciamo una cosa, va? Facciamo che salvo, ma su un altro slot, tipo qui. Poi ricarichiamo l'altro e vediamo che succede. È già la seconda volta che ricarichiamo un salvataggio oggi, eh? Non iniziamo bene. Controlla la wiki, è vero, c'ho la wiki di Social Link aperta, sono stupido. Allora, control F, death. Tenete invece un occhio riguardo per i social link che avete modo di vedere poche volte, come Death e Tower. Chi cazzo è Tower? O di quelli che hanno una prefissata scadenza che può cambiare anche il corso della vostra partita. Ho capito, ma dov'è la vecchia? Death location, stiamo gavo, Cercate di finire questo social link il prima possibile, una scadenza prefissata, ma avete solo le domeniche a disposizione e i giorni di festa. Ah! Tenete conto che alcuni di questi potrebbero essere già occupati per you, spesso per motivi di trama. Fortunatamente, tranne per qualche dialogo, avete quasi sempre spesso più opzioni di dialogo per aumentare l'affinità facilmente. Tocca andare dalla vecchia. Io non avevo capito che la vecchia era così esigente, vaffanculo. Ok, sono qui. E qui cos'è che avevo fatto? Non me lo ricordo, però. Anzi, sai cosa? Stiamo con Rise. Anzi, no, non è vero. Avevo detto che avrei studiato per Naoto, avrei fatto il Courage... Courage, sì. No, non volevo fare il part-time job. Volevo tornare a casa. Bella, gatto. La borda dei lavori. Qual è la board dei lavori adesso? Oddio, è vero che c'era la board dei lavori. Che palle. Questo gioco! Non è vero, non è colpa del gioco. È colpa mia che l'ho mal cagato per 20 anni. Ora, qual era la board dei lavori? Dov'era? Era questa? No, questo è il negozio. Following books are being released. Non me ne frega niente. Final lesson. Bullied teachers. Non me ne frega niente. Arrivederci. Qual era la board dei lavori? Era qui da qualche parte. Era questa? No, non era questa. Dove cazzo era? Non lo ricordo più. Era qui? No. Mi ricordo che era qui da... Eccola!
Envelope Constructor già fatto, Translator già fatto, credo sia Others, Assistant Daycare, questo se non sbaglio l'avevo iniziato, era quello della mamma, no? Pub Dishwasher, Hospital Janitor ce l'ho, Tutor, forse Tutor. E questo non l'ho fatto effettivamente. Workdays. Oh, ci posso andare oggi? È aumenta l'expression. Take this job? Sì, andiamo, subito. Prove your understanding? Sì. Cosa vuoi leggere? No, non ho abbastanza understanding, faccio cagare. Va bene, boh, non lo so. Vediamo un attimo. L'hai già accettato? Ok, scusa. Il translator? L'hai già accettato? Scusa. Origami ce l'ho già. Boh. Cosa mi manca? Questo l'ho fatto, questo? L'ho già accettato, va bene. Scusa. Dicevo, andiamo a leggere in camera mia così mi aumenta il coraggio. Ciao Risa, come stai? Che poi stavo pensando, che cazzo ci fa Risa lì a quest'ora? Però in realtà è semplicemente davanti a casa sua. Non volevo andare al Riverbank, ma perché cazzo dovrei andare al Riverbank? Volevo andare a casa. Eccoci. Madonna, oh, Inaba è piccolissima ma mi confonde più di Tokyo. È assurda questa cosa. Inaba è letteralmente tra Persona 3, 4 e 5 la città più piccola, ma è quella che mi confonde di più, paragonata a Tokyo di Persona 5 e Port Island di Persona 3, che è letteralmente una città e non un paesino di merda di campagna. Allora, leggi un libro. Ce n'avevo uno che avevo iniziato, eccolo qui. Cos'è che aumenta? Knowledge and Courage, esatto. Vai, studia tutto. Sì, me ne frega un cazzo. Dai, coraggio. No! Non è maxato il coraggio! Vaffanculo. Non è giusto. Beh? Oh, oddio, è vero. Gli esami. Adesso c'è C che mi fa bella, bro, hai studiato. No, haha, lol, neanch'io. E io adesso bevo. No, vabbè, ho già finito l'acqua. Ce n'avevo quasi un litro. Gola. Bordo destro. Non so neanche quali sono le domande. Quaranta minuti. Tutte. Evviva. Allora, quindi adesso andiamo dalla vecchia di merda. Attenzione. Gli do un 6. Gli do un 6 a questo router, ok. No, Yosuke, non vengo a studiare con voi perché tanto non studiamo. No, grazie. Ma scusa, se non ci sono io non chiami nessuno. Ma fatelo voi, Cristo. Vi divertite anche senza di me, porca troia. È vero, lo shopping program. C'era pure questo che mi ero perso. Vedi, Yosuke di merda. No, Red Battle su Teneo 47 già. Ah, Physical Mirror e Magic Mirror già potrebbero essere interessanti. Infatti, no, costano di meno. Questa, grazie. Red Battle su Teneo trovate 19 nel mondo della TV. Ok, quindi andiamo da quella vecchia pezza di cazzo. Ah già, qua c'è tutto da fare, sì. No, sono scemo, li dovevo... Vabbè, in realtà sti cazzi, tanto Dojima e Nanako li ho già maxati, quindi che me frega. Ha vinto Alex Gomez. No, progettista, mi hai spoilerato le cose che io volevo sicuramente vedere. Ora non le guarderò mai perché me le hai rovinate. Come osi. Bello lo Shiba nero. Di solito sono arancioni, finalmente un po' di diversità in questi Shiba. Oh, un po' di rappresentanza. Dov'è che devo andare? Qui. In una finale preregistrata. Bello, grazie Game Freak.
Eccola la... Che cazzo vuoi tu? Che ti serve? Va bene, ce l'ho? No, vabbè, ciao. Vecchia! Aspetta, ce l'ho Death? Sì, c'ho Mott! Grande Mott! Ho fatto benissimo a prenderti in squadra, godo! Sì, sì, stiamo con la vecchia, sì, godo, godo! Poi se non sbaglio diceva tipo che fino... Ah no, non è vero. Più ti guardo, più mi ricordi lui. Il suo naso era solo un po' più basso del tuo, i suoi occhi un po' più piccoli, i capelli erano un po' più corti. Ah, era proprio un bell'uomo. Aspetta. Secondo signora, che devo un attimo prendere una cosa. Ok. Ma quindi non mi aspettavo, quindi non mi assomigliava, esatto. Beh, forse non così tanto la faccia, ma le tue espressioni e i gesti che fai, forse... Mio marito, intendo. Aspetta, qui tolgo il ventilatore. Ok, non è vero. Invece sì. Mio marito è morto di recente. È spirato di recente. Vedo che infatti è ancora vestita per il funerale. Io ti sembro la morte per caso? Guardi, signora, sinceramente... Ma sta guida non serve a un cazzo, raga. Allora, mi dice... Boh, vabbè, io rispondo... No, no, non mi sembri la morte. Capisco, non devi diventare la morte. Brushed against the heavy weight for... Ti senti brushed, non so come tradurlo in questo caso, contro un forte peso che Isano sta... sopportando, diciamo. Bello. Ma l'anime di Persona 4 lo guarderò appena finisco qui. Che guida hai aperto? Persona 4 Golden Social Link Guide. È in italiano, che ti dice pure i dialoghi in inglese. Però allora, qualsiasi... Rank 1, ma questo era il rank 2. Allora, rank 2 mi dice: qualsiasi risposta alla prima domanda dà l'affinità più 3, che era vero. Alla seconda rispondete I'm jealous. Dove cazzo era I'm jealous? E la terza di nuovo come la prima, qualunque dà più 3. E quindi? Boh, vabbè. Quando sono con te mi sento come se lui mi avesse perdonato. Ovviamente non è possibile questo. Cioè, però questo non è possibile. Dopotutto sono io che... Attenzione, la signora ha fatto il Silent Hill 2? Ci vediamo, Kasko-chan. Goodbye. Ma forse si è confuso, era il rank 1. Non lo so, boh. Vabbè. Ah, ma vaffanculo! Ho capito come funziona sta guida, ho capito come funziona sta guida. Ho notato adesso che non c'è il rank 10. Quindi qui dice, se sei al rank 1 devi dare queste domande, non se stai facendo il rank 1, ok. Quindi questo era il rank 2, ma nella guida era segnato come rank 1. Ok. No, non sono quelle di Persona 4 normale, Persona 4 Golden. C'è scritto proprio Golden. Se Golden sono quelle di Persona 4 normale, c'era da fare una denuncina però, eh. Ebbene sì, Dojima, sono a casa. Allora, è domenica. Una cuscata, no, una cuscata un cazzo, è sta guida che non spiega bene le cose. Se tu mi dici rank 1, io do per scontato che il rank 1 sia quando da 0 mi passa 1, il rank 2 da quando da 1 mi passa 2, invece no, il rank 1 è quando passi al rank 2, ma che cazzo vuol dire che il rank 1 è quando passo al rank 2? Comunque. Ci sono andato dal gatto, non lo so, vediamo se c'è qualcuno allo shopping district, ma non credo. Questa non è una cuscata, questa è una tizio della guidata. Vediamo qua se c'è successo qualcosa. No. Yukiko, guarda, lo farei volentieri un appuntamento serale con te, ma purtroppo qua il tempo stringe e io devo finire i social link. Quindi non posso, devo maxare tutto. Devo sbloccare Naoto, devo fare cose. Non volevo andare alla Riverbank. Ma perché non c'è l'opzione vai a casa? Perché devo fare o cancel o vai alla Riverbank? Porca troia, da lì. Vabbè che potrei fare quadrato, effettivamente, e via. Però...
Avevo romanzato Mari? No, ho romanzato solo Yukiko perché sono un good boy fedele e quando faccio la mia scelta rimango con quella scelta. E si va a leggere. Make a model? No, io volevo leggere in realtà. Allora, abbiamo... Coraggio, 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 coraggio. Allora, io direi coraggio, 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 coraggio. Aspetta, faccio il sondaggio. No, non ho voglia di fare il sondaggio. Forever Macho, Man of History, Man God. Bellissimo, Man God. Farewell, ma scusami. Man of History, Man God. Farewell to Man. Ah, ma è sempre lo stesso. Sempre The Lovely Man. Però non va bene. Cioè, secondo me... Volume 1, 2, 3, 4 e 5. Ah. Allora leggiamo il volume 2, scusa. Chi cazzo sono io per non rispettare l'ordine impostato dall'autore? E dai, sali con sto coraggio. Naoto non si fa da sola. Lunedì e si va con l'esame adesso. Black and White Bears. Lo struzzo. Io ci ho messo più tempo del necessario nella mia vita a imparare e ricordarmi che ostrich non è ostrica, ma è struzzo. Math Girl. Glass Jars. Ok. E abbiamo finito io. Non è vero, ci manca ancora un giorno. Che palle. Attenzione! Anche questa è da 6, non gli do l'insufficienza, ma per poco, eh. Continuo a fare le routine un po' di merda. Certo. Oh, senti, bisogna anche rilassarsi. Se studi troppo, poi fai il contrario e arrivi troppo stanco all'esame. Oh no, non ho letto, scusa! Cos'era? Domanda 8... Pull an all-nighter... Ecco, vedi, se studi troppo fai come Yosuke. Che se ne va. Finalmente sono finiti gli esami. Intanto salviamo così non devo più rifare sta cosa degli esami. Ciao Rick. Rick, chi ha vinto il campionato che non era assolutamente preregistrato? Perché Game Freak è proprio una bella compagnia che sa come fare le cose. Sì, lo so, era più una gag perché il progettista prima mi ha informato dei risultati, anche se non l'avevo chiesto, quindi ora li so. E volevo fare la gag. Signorina, salve! Yukiko, non è come sembra. Oddio, devo andare da mangiare al gatto. Devo andare da mangiare al gatto. Grazie, cervello. L'importante è divertirsi con poco. Perché così ti diverti sempre. Allora, Gianni, te come sei messo? Ok. Quindi ho risolto? Oh, dai, e anche la volpe avanza. Adesso diamo da mangiare al gatto. Levati dal cazzo, tu non sei il gatto giusto. Ok, e andiamo dalla volpe adesso. Signora, si levi dal cazzo, per favore. Ma allora, io sinceramente le verifiche preferisco il nostro, le interrogazioni... No, le interrogazioni secondo me non servono un cazzo. Secondo me bisogna... Allora, perché sai qual è il problema delle interrogazioni? L'interrogazione non mette alla prova quanto sai di una materia, mette alla prova la tua capacità oratoria e quanto sai della materia. Se vuoi fare un esame per capire davvero se la gente ha studiato, devi fare un esame scritto con le domande aperte. Quello è l'esame e gli dai 3 ore di tempo. Poi c'è chi ci mette mezz'ora, c'è chi ci mette 2 ore e mezza, c'è chi ci mette 3 ore e non gli bastano. Però tu per capire se una persona davvero sa le cose devi dare esame scritto, domande aperte e 3 ore di tempo. Così fa con calma, argomenta le cose, le struttura pure in un linguaggio che assomiglia all'italiano e via, hai risolto. No, dimmi questa cosa, hai 3 secondi per pensarci, se non la sai ti metto insufficiente perché magari hai paura a parlare in pubblico. Ma che cazzo vuol dire, scusami?
Dove sto andando io? Cosa sto facendo? Allora, è giovedì, quindi stasera si va a dare ripetizioni? No, non posso perché non ho understanding, vado a cagare. Ok. Allora, c'è Yumi, ma di Yumi frega un cazzo. Dobbiamo andare dalla volpe, sono stupido. C'era la volpe in tutto questo. Oddio, ah, è riso. Qua c'è qualche nuovo libro? No. Au, a volpe! Adrian! Adrian! L'orologiaio di questa città. Per la volpe non serviva il persona che mi potenziava il social link, giusto? Era semplicemente hai fatto la missione, bravo, ora questa sale di livello. Ciao Sasuke, sei arrivato nel momento volpe. Io vorrei capire chi ha dato quel grembiule e quei cuoricini a questa volpe, no? Va bene. Come ho passato del tempo con la volpe? Ma che cazzo vuol dire che ho passato del tempo con la volpe? Ma io mi ricordavo che... Ah no, è vero, accettare le richieste non mi consumava tempo. Completarle invece sì. Vabbè, sti cazzo. Tanto non avevo di meglio da fare, quindi... Oddio, Adachi? No. Oh. No, eh. No, eh. Non fare che Nanako è finita in TV. Non ci provare neanche per sbaglio. Ok, meno male. Mi sono cagato in mano. Mi sono cagato in mano. Nanako, dove cazzo eri? Mi sono cagato addosso in una maniera incredibile. Tu, Mr. Casco Chad, sono proprio io. Ma il nome... Beh, avete capito tutti a che punto sono da questa cosa. Immagino sia importante, anche perché Nanako è doppiata, quindi... Ma il nome del mittente non c'è e il suo indirizzo neanche. Oh, il piano! Solo una frase. Non salvare più nessuno. Smettere di salvare la gente. È da un pianista che conosco. Adesso c'è Dojima in TV. Che sia un avviso. Più che un avviso. Cioè, che sia un... Sì, più che un avviso, una minaccia sarebbe il mio, la mia parola preferita in questo caso, però. Dovresti parlarne con gli altri. Regà, mi è arrivata una lettera minatoria, aiuto. Addirittura. Addirittura. Non fare battute, non fare battute, non fare battute, non fare battute, non fare battute. Non fare battute, 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 non fare battute. Where you can be at peace. Non fare battute, non fare battute. No! Non fate battute, ragazzi, è troppo facile. È troppo facile. Oh, ma è il tizio col neo in testa, è il giornalista. È John col neo in testa che sta in mezzo alla strada a non fare un cazzo. Io riaccendo il ventilatore che ho caldo. Allora. Hai mostrato a tutti la lettera. Naoto, aiuto. Naoto, sei l'unica persona competente qui in mezzo, aiuto. Is this a warning? Ripeto, secondo me minaccia è più giusto. Is this just a prank? The kind of stuff that only happens in the movies? Did you show this to your uncle? No, sarebbe stata la cosa intelligente. No, però effettivamente se l'avessi fatta della Dojima avrebbe capito tutto. O meglio, no, non avrebbe capito tutto. Cioè, sarebbe stato da spiegargli tutto e mi avrebbe detto: bro, tu sei pazzo, sei palesemente il killer, via qua che ti arresto. E Nanako: no, non litigate. E famiglia rovinata così. Quindi no, non l'ho fatta vedere la Dojima. No. Non ancora. Senpai, Dojima-san is trustworthy. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordissimo. He will ask why you received such a letter. And if he were to put you... Beh, vi alzo un po' il volume. Un po' troppo... Ok. Our hands would be tied. If this letter is real, what's most important isn't what it says. Oh, che bello che la trama finalmente avanza dopo giorni di niente. It's the
Sì, sa dove sono, sa chi sono. This means the culprit knows in great detail who has been interfering with his crimes. Raga, non c'è Teddy, è palesemente Teddy il cattivo. Palesemente Teddy, dai, su via. Eccoci. And of all of us, he chose to deliver his message to the Dojima residence, home of a police detective. E se fosse Nanako? Non è Nanako. Lo so chi è. Non lo dico ad alta voce perché magari, però lo so chi è. Ve l'ho detto che ho ricevuto questo spoiler da YouTube almeno 20 volte. Maledetti cookie, mi hanno hackerato. The text is a warning, while the subtext expresses the culprit's confidence that we can't use it to pinpoint his identity. So it's useless to tell the police. In fact, that would make things worse. Cross your fingers, it's just a prank. Non è uno scherzo, Yosuke, non so perché ancora la consideri una possibilità. Chances of that are slim. This message is too specific, too perfect to be a prank. But how could the killer know so much about us? Could he be watching us from somewhere? Sì, ci sta guardando da dentro la tuta di Teddy. Mi sono mutato per sbaglio mentre lo dicevo. He's been saying for a while that when we're over there, he senses someone watching us. Wait. È vero, me l'ero scordato quel dettaglio. Did we end up on the Midnight Channel ourselves? Sì, è probabile. È probabile che lo dici, sì. I haven't heard any rumors about us at school. Even the people who I know check that channel haven't said anything. Ok, allora no. Allora no, è qualcuno dentro che ci segue. E approfitta. È il tizio che è apparso a inizio gioco che c'era la sagoma e noi l'abbiamo attaccato anche se non avevamo ancora risvegliato il nostro persona, ma in qualche modo l'abbiamo attaccato e ha detto interesting. E poi è sparito nella nebbia come Zacian e Zamazenta. Che è successo? Ok, vabbè. Sì. Come to think of it, how the Midnight Channel works is still a mystery. Let's put aside for now the matter of what that world truly is. There's too little data to go on. For now, we need to keep in mind that the culprit knows who we are. As long as we're all aware of that, it will be enough for now. Yeah, guess there's no use thinking about stuff we can't understand. Freaking out over speculation is just what the killer wants us to do, right? Allora. Io sono d'accordo con Yosuke, però se sa dove abito, forse speculare un po' più del necessario sarebbe utile. Forse fare il Saidonia di turno potrebbe essere utile in questa situazione. Sono d'accordo che... No, allora, questo magari non è... No, un po' troppo pericolosa la situazione per... Ah, non mi preoccupo. Abbasso un pelino. Su un pelino perché è troppo forte la musica. Ancora un pelino. Ok. Quindi, dicevo, io direi questa in realtà. Ah, ma adesso non intendeva la speculazione, intendeva il foglietto con la minaccia. Va bene. Cioè non era una minaccia, però era una minaccia velata, no? Sì, ci ho pensato anch'io di mandargli la foto coi piedi di Goku, ma ho detto no, dai, non la dico, è troppo stupida, però sono felice che almeno un'altra persona l'ha pensato, quindi. Vai, dimmi tutto. Oh, speravo fosse qualcosa di interessante, Cie, non il Fair Festivals. Non so perché mi sono impappinato mentre lo dicevo. Non me ne frega del festival, raga, voglio la trama, per favore, datemi la trama. Per favore. I think Yosuke just got hit with a bolt of inspiration. Whatever it is, it'll be out there. I bet my lunch on it. Va bene, bello il festival, sono sicuro che sarà carino, però io vorrei la trama dopo che mi ha dato questa cosa. Potevano darmi prima, oh guarda il festival, poi finito il festival, oh guarda una lettera minatoria che mi dice di stare a, di smetterla di salvare la gente. Poi magari succederà qualcosa, mi ricordo. Poi è vero, l'altro giorno c'era pure il bidello che è sparito a un certo punto, che ci guardava e poi si è alzato. E dico, oh, ma chi cazzo era quello? My schedule's still wide open, you lucky guy. Mi dispiace, bro. C'è Yukiko. She just had to say something.
E non puoi fare un cazzo se non aspettare Suka. Va bene. Allora, è venerdì. È venerdì, la vecchia non penso ci sarà. Intanto andiamo dal gatto, sempre. Andiamo dal gatto, andiamo anzi a prendere anche la nuova cosa dalla volpe. Ma prima dal gatto, così me lo tolgo subito. Gatto di merda, dove sei? Eccolo. Oh, quanto cazzo ci vuole sto pezzo di merda di un gatto. C'è la vecchia qua giù, magari, no? Magari è apparsa. No. Ops. Oddio, sarebbe il caso... Oddio, santo che vuoi, vecchio di merda. Fine call, ok. Tanto accettare non consuma tempo, quindi facciamolo. E poi si va da qualche altra parte a fare qualcos'altro. Forse con Kanji andiamo. Il mio portafoglio è sparito. È sparito nella nebbia. Ho bisogno di cibo. Vorrei che il mio portafoglio tornasse. La nebbia. Ok. Vediamo subito tra... Ah, aspetta. Oh, dai, ce l'ho fatta sto giro. Non mi ricordo neanche che serve catturare gli insetti, a parte darli alla tizia che ti dà poi i pesci, credo, non lo ricordo. Allora, dicevo, fammi controllare se questa quest la posso già iniziare, questa del portafoglio. Sbagliato. 14, vediamo un po'. Oh. Giustamente mi dice vai nel social link dell'Hermit. Cos'è il 9? There's a woman near the shrine on the far left of the area. Ok, va bene. Guarda, in tanti posti avrei... Effettivamente là ci poteva arrivare perché la nebbia, il fiume, ok. Allora, il santuario sarebbe questo di qua. Dice, the shrine, questa forse? Cosa? Ho così tanta fame, il bidone dell'immondizia... Ah, è quella che ha perso il portafoglio, quindi sta mangiando da... Mi sembra un po' eccessivo. Ho perso il mio portafoglio. Va bene. Ah, il seal, certo, il timbro. Come fai a vivere in Giappone senza il timbro? Vuoi anche tu un pesce come il gatto? Quindi? Guardi la luz. Sì, tanto... Those rocks look like they're hiding bugs. Va bene, Timon. Effettivamente se c'era la nebbia l'avrà perso qua sotto. Allora,
Però non vedo niente di particolarmente raccoglibile. Oh, e questo? Ah no, sono le solite lattine di merda. Beginner fishing, no, no, no. Vecchio, hai visto un portafogli? Show him the Guardian. Incredibile! Ah, non me lo ricordavo di aver catturato il Guardian, ma figo. Deep Sea Rod. No, vabbè. Friend of your life chasing the legendary fish, I think you might be one to bring it home. Sorry boy, didn't mean to get all misty eyed. Just forget what I told you and enjoy yourself. Aspetta, ma... I remember seeing a fishing guide on sale at the bookstore. Advanced Anglers. Ok. Ma scusa, il Guardian non era l'ultimo pesce, ce n'è un altro? Ok, ce n'è un altro, figo. Pensavo di aver finito con i pesci, e invece no. Allora. Talk to the old man and ask all the question. Oh, madonna santa, vecchio, dai. È il momento di fare il parlo. Come si pesca? Assurdo. Dimmi cose qui. Finger fish gun. Sì, 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 me l'hai già detto. Ma, porca troia. You need to access the... Ah, the beach. No, questo è il 9 e il 10. At the staircase, is there a bush near... Aspetta un attimo. Visit Fox. Head to the staircase in the floodplains. There's a bush near it on the nearby sign. Examine the bushes. Near... Allora, un secondo. Talk to her. Head to the staircase in the floodplains. Ma... Questo? Ma vaffa... Ma porca troia, ma è uguale alle lattine! Ma come cazzo lo dovevo riconoscere che era quello? Ah, ma non era neanche quello, tra l'altro. Era una lattina. Io boh. Va bene, Persona 4, va bene con queste gag da gioco del 2006. Nonostante sia un gioco del 2011, se non sbaglio. Ma poi 2006, che cazzo dico? Questa è roba da Final Fantasy 9, del 99, appunto. Allora, mi piace cosa dice. Hai trovato l'oggetto? Facile, vero? No. Torna dalla donna e dile che hai trovato... Eccoci. Signore, ho trovato il portafoglio, che sicuramente sarà suo, perché le quest in Persona 4 sono facili e veloci. Purtroppo non è il mio. Va bene. I'll feed my angry kid brother. I'm going to work in the city. Va bene tizia, fatti le poesie, bravissima. Si è arresa completamente. Forse dovresti controllare in altri posti. Oh, madonna santa. That's cr- Quando sono andato a controllare il field. Quale cazzo è il field adesso? Il campo. Quale campo? Aspetta, ma ho letto bene, non lo so. Non parto per shine anyway. Allora. Ora proprio North Shopping District. Ok, va bene. Perché cazzo dovrebbe... Oh, boh, non lo so. Io seguo gli ordini e vaffanculo. Boh, va bene. Dov'è? Shopping District. Andiamo al santuario. Dov'è? Qua. Qua fuori. No. Porca troia, dov'è? Che cazzo è? Check? No, check è per entrare. Se faccio check mi entra, vaffanculo. Persona 4! Porca troia! Ma perché deve essere tutto così complicato? Allora... Rileggiamo. There's a lamp post near the shrine entrance. Ok, un lampione vicino all'entrata del santuario. Ma uno di questi? No, quindi fuori. Un lampione. Questo. No, quest'altro. No. Questo. No, è il textile shop questo. Questo.
io sto per impazzire, eh? Now try the North Shopping District. There's a lamp post near the shrine entrance. Search around it to find a square wall. Andiamo su uno di questi, va bene? Qui vado con loro. Sarà intorno a questo allora. Tanto lamp post è un lampione. E non è questo. Non è neanche questo. Non me ne frega un cazzo, bimbo, levati. Allora, l'entrata del santuario. L'entrata del santuario è questa. E fin qui ci siamo tutti. Questo? Tanto ha parlato di un vecchio. Il vecchio è lì. Esaminiamo ogni singolo lampione. Ah no, ok, un attimo. Stavo per incazzare. Raga, io non... Io mi sto per arrendere, cioè non... No, non volevo. Qualcuno si ricorda questa quest come si fa? Spike's Family X Street Fight. Ma sai cosa? Ci sta. Visto Yor, ci sta. Dove cazzo è sto portafoglio di merda? Il lamp post. Ma il lamp post, forse questo, ma non è vicino al santuario. Dove cazzo è? Eccolo. Non voglio neanche... Ma una persona normale come la doveva trovare sta cosa? Boh, vabbè. Ok. Cioè, le quest di Persona 3 erano meno complicate. Ok, e quindi... Io l'ho dato già da mangiare al gatto? Mi sembra di sì. Ma, regà, ma io sapevo di cercare solo in quella zona, giusto perché lei mi ha detto il vecchio, vicino al santuario. Però, cioè, io secondo il gioco mi devo mettere a esaminare tutta la zona intorno al santuario. Perché neanche lei mi ha detto un palo. No, no, il vecchio vicino al santuario. Sì, ma il vecchio e quel palo non erano proprio vicinissimi, comunque. Ma va bene. Un po' alto l'audio, tra l'altro. Eh sì, abbiamo fatto una città piccola. Intanto è grossa quanto Port Island, però, perché Port Island di Persona 3 non è che la potevi esplorare più di tanto. Dai, facciamo sta volpe al rank 9. Ce la togliamo dalle palle e via. Come cazzo si velocizzava tutto? Sì, 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 prego. Che poi in realtà fare la volpe è pure utile, perché quando mi servono cure... Che poi, allora ragazzi, sapete qual è un'altra cosa che mi facilita molto l'esplorazione dei dungeon? Che è sia una cosa buona che non proprio buonissima? Il fatto che Rise ha le abilità che mi curano gli HP e gli SP a fine combattimento. O meglio, no, gli HP no, ma gli SP sì. E quindi io c'ho Yukiko con Salvation, e quindi a fine combattimento se c'ho qualcuno che sta male uso Salvation e basta. Combattimento dopo, Rise mi cura tutti gli HP, tutti gli SP usati da Yukiko, che sono 40 di 1000. E quindi... Puoi lavorare all'ospedale, guarda, me ne frega così tanto. Non posso lavorare all'ospedale come janitor, perché devo far salire il courage. Aspetta però, stare con la tizia dell'ospedale mi far salire il courage? Vediamo. Vediamo Devil. Devil, allora, vediamo un po'. In generale all'inizio, ma soprattutto per il social link temperance, munitevi di una persona dell'arcano Devil, è sempre con il social link temperance andate all'ospedale a lavorare com'è. P
piuttosto che usufruire del tempio per guadagnare, aumentare il courage. Perfetto, allora andiamo a lavorare lì. Bastava dirlo. Ce l'ho il devil però, o devo andare alla Velvet Room a prenderlo? Sa che lo devo andare a prendere. No, c'ho Lilith, perfetto, andiamo, subito. Si va dalla tipa, due piccioni con un cazzo. Ehi. Sto lavorando, sono molto occupato, il colpevole è minorenne. Sì, anyway. Va bene, ciao. Chi c'è laggiù? Yukiko, di nuovo, ok. Che punto siamo? Al 4, ok. Sì. Lo so! Ah! Lasciami stare! Ok, grazie. No, in realtà era cazzo, non... Vabbè, sì, non ci avevo pensato, ma può essere visto in quel modo. Botte? Sesso violento in ospedale? Hai fatto finta di niente. Ah, yes, Giappone. In realtà buon senso in generale. Senti gente litigare? Stai alla larga, al massimo chiama la polizia. È incazzata nera. Oggi si fa il pegging quello pesante, però. Sembra di cattivo umore, ho notato. Hai sentito quel casino? Era la prima volta che qualcuno mi abbia chiamato una brutta troia di persona, diciamo. Perché sa che la gente la chiama in quel modo quando lei non c'è. Però me l'hanno detto in faccia, proprio. Allora, com'è che avevo detto che funzionava? Che se io sono al rank 5 devo guardare il rank 4. Cioè, se io devo fare il rank 6 devo guardare il rank 5, giusto? Sì. Nessuna opzione di dialogo influenzerà il social link. Bene. Che è successo? Non hai sentito? Oh beh. Al precedente ospedale in cui io ho lavorato avevo una relazione con uno dei dottori. Però avevo una moglie, Az. Lei ci ha scoperti e sono stata costretta ad andarmene. E poi ho iniziato a lavorare qui. Non molto tempo dopo ha cominciato a flirtare di nuovo con un'altra tizia. Questa volta un'altra infermiera dello stesso ospedale. Non so cosa sia successo, ma in qualche modo hanno ritrascinato anche me in questa storia. Sua moglie è venuta fin qui per lamentarsi. Ma non c'è un cazzo da fare sta tizia. Ma lasciasse il marito, porca troia. Le altre infermiere ci stavano guardando con questi stupidi sorrisetti in faccia. Ma mi fanno tutte e due cagare ste risposte. Che ci vuoi fare? No, che ci vuoi fare un cazzo. Dovevi... Niente, non lo dico. Questa fa cagare. Che ce vuoi fa? Mi fanno schifo le risposte che dà il protagonista a volte. Hai ragione, probabilmente anch'io avrei fatto lo stesso fossi stata al loro posto. Gli sconosciuti sono comunque sconosciuti. Ah, è tutta una rottura di palle. Non era così all'inizio, quando ho deciso di diventare un'infermiera. Vabbè, quando ho pensato per la prima volta di diventare un'infermiera. Per cosa sto lavorando? Per cosa vivo? Ignorala, no, non sono un pezzo di merda. Cheer her up non mi sembra il caso, direi questa. Non ho abbastanza understanding, raga, non ce la faccio, è impossibile. Vabbè, punti l'ho presi. No! Ma porca... Ah, era il 4! Quando era l'ultimo salvataggio? Quando era l'ultimo salvataggio, raga, ve lo ricordate? Ho salvato prima di venire qui, mi sa tanto di no. Mi sa tanto di no, quando cazzo era l'ultimo salvataggio? Porca troia. Che palle sta guida di merda! Mi confonde sta guida di merda! Vaffanculo, era soap opera, non era quell'altra. Qui cos'era?
C'era per quella giusta comunque. Se non potevi fare quell'understanding livello 5, ma chi cazzo te credi di essere, tizio? Va bene, è andata così, sti cazzi. Bella. Ci vediamo la prossima volta quando non salirai di livello, perché porca troia, sta guida fa schifo. E uno potrebbe dire, skill issue tua che non hai scelto il dialogo giusto. È vero, quello è innegabile. Sabato e domenica, settimana prossima, ok. Ma il problema è che sta guida di merda molto spesso... sì, stavolta mi avrebbe risolto, però... Allora... Cioè, qui c'è... Nessuna opzione di dialogo influenzerà. Hang in there. Nessuna opzione di dialogo, nessuna opzione di dialogo. Rispondete a piacere. Cioè, ci sono sei cose... Ci sono dal 6 al 9. No, dal 5 al 9. Tutte rispondete a piacere, tranne una. Ma porca troia. Io non lo so, veramente. E quindi... Va bene, gag da festival culturale giapponese, che a me sembra un incubo, ma va bene. Signori, che cosa facciamo per il Culture Festival? Un maid cafè, uno spettacolo di musica, un sex club, non lo so. Sì, hai ragione. Uno strip club, break area, video room, study room. Ah beh, effettivamente sono tre scelte molto toste, eh. Non so quale scegliere tra le tre, però forse break area è la migliore. Sì. Eccolo qua, il sex club. Questo l'ha scritto... No, non l'ha scritto Lise, perché Lise non è in questa classe. Chi cazzo l'ha scritto? Vaffanculo, Yosuke, sei stato tu. È stato palesemente lui. Meglio non parlarne, Yukiko. Siamo in Giappone. Gli appuntamenti di gruppo in Giappone sono particolarmente cringe, perché le ragazze, se sono uncomfortable, hanno molti problemi a semplicemente andarsene, e quindi devono stare lì e far finta di essere interessate quando in realtà vorrebbero andarsene, e i tizi molto spesso non capiscono e fanno è stato Yu, che qui si chiama Chad, nome primo. No, Chad è da... No, no, Chad è il cognome, giusto. È Casco il nome. Yeah, it's just a joke idea. You gotta have one weird one mixed in, you know? Certo. E quindi sei stato tu. We'll be passing around the vote sheet. Ma ovviamente, siccome sono tutti dei teenager giapponesi che non hanno esperienze sentimentali ma vorrebbero iniziare, suggeriranno tutti questa. Guarda, io sinceramente voterei per questa, perché mi sembra un'ottima idea. Adesso c'è un voto per la break area, a tutti gli altri per il group date. Eccoci. Ma che cazzo c'avete tutti le goccioline? Avete votato voi, coglioni! Group date cafe, group date cafe, study room, group date cafe. Eh beh, abbiamo un vincitore, direi. E che famo? Ci attacchiamo al cazzo? Study room. Boom. I do wonder though. Do all those people who voted for it realize they have to run it themselves? No, non mi sa che loro pensavano di partecipare più che gestirlo. Certo. Lei con l'innocenza di un di una santa, non lo so. Che è probabilmente la ragione per cui almeno metà classe ha votato. Che è la stessa lore di quando c'è stato Reagan contro Sans sullo Smash or su chi ti scoperesti di Twitter. E c'era tutta quella narrativa che Mob aveva votato per Sans invece che Reagan, perché ha detto, perché così ti avrei dato... ero sicuro che ce l'avresti fatta anche senza il mio voto, quindi ho votato per quell'altro. Io vi ricordo che lì ha vinto Sans di letteralmente un voto. E quindi la lore che è stata colpa di Mob è perfetta. But Yosuke's the one behind it.
Ho capito, sì, bisogna separare l'arte dall'artista. Se l'idea era una merda, cioè, no, aspetta, no, non volevo dire quello. Since the majority rules, we'll be doing the group date cafe. Sì, esatto, Yukiko, te lo ricordi com'è la ridotta risa quando è arrivata qui? Ecco, immagina immagina quello, però molto meno, però comunque una merda. But what does that even mean? Is it like speed dating? Non credo, penso siano tipo tavoli da 6 persone. Can we really pull this off? No, Jerick, non sono d'accordo con quello che hai scritto. Per fortuna non c'è la chat a schermo. Actually, would the teachers be okay with this? Dude, what could Kashiwagi say? È un'ottima argomentazione. Ma i professori che diranno? Ma a te pare che Kashiwagi dice di no? Kashiwagi's busy getting ready for those two notorious pageants. That's why she's leaving it up to us students to decide what to do. Yeah, right. She just dumped it in our laps because she didn't want to bother. Group date cafe? Are we gonna get any customers with this? Sì, tutti. Seriously, what is a group date cafe? I voted for it and I didn't even. Raga, allora siete scemi, cioè. Mi dispiace, siete tutti stupidi. Gosh. No, scusaci, ho skippato il dialogo. Vabbè, sti cazzi, tanto non era importante. Adesso scopri che in realtà nel doppiaggio, nella linea di testo no, ma nel doppiaggio c'era un indizio di trama importantissimo. Oh no, c'è la pioggia, non c'è la musica. Aspettate che risolvo io, datemi un secondo. Datemi un secondo che ho la soluzione. Sapete cosa facciamo? Facciamo questo, dai. Questa è la host per quando piove. Ce l'avevo pronta qui, perché no. Salvato, risalviamo per sicurezza. Ciao Nintendo, non mi denunciare per favore. Denunciatelo, se è colpa loro che non mettono la musica quando piove. Allora, andiamo a fare sta volpe di merda l'ultima volta. Che in realtà probabilmente non la potremo completare perché piove. Però intanto la andiamo a prendere. Mouse di merda. E qua, ok. Allora, non c'è la signorina? Ero sicuro che ci sarebbe stata. Ma vaffanculo! Ma perché? Ok, andiamo avanti. Porca troia! Eccoci. Alt tab di merda. Voglio vedere il guardiano della spiaggia Shichiri un'altra volta prima di morire. Ok. Sì, vai. Vediamo. Allora, il gatto c'è, mi sa che non c'è. Però tanto vale provare, tanto dobbiamo andarcene comunque, quindi. Vediamo. Secondo me non c'è neanche per sbaglio il gatto, però. Metti che. C'è la vecchia? No, non penso che ci sia anche quando piove. A parte che non è domenica. Gatto, ti prego, essici. Ti supplico, gatto, ho bisogno di completare. No, non c'è il gatto di merda, vaffanculo. Va bene, allora. Vai dalla volpe. Ora dovrei andare alla riverbank. Alla riverbank? Ma vaffanculo, ma ci sono riverbank, piove! Che palle, ma ti pare? Ma ti pare? Porca troia. Talk to the old man and ask all the questions you can. He tells you about the river guardian, incredibly rare fish. To catch a guardian, with a number jewel. Ok. As an aside, the river guardian is needed for a quest of one of Yukiko Scott. Ah! Il guardiano del fiume serve per uno dei costumi di Yukiko. Ok. Fammi vedere. Che io ce l'ho il guardian, a quanto pare. Il guardian, ovviamente, parlo della testata giornalistica. Costumes. Ma come si sbloccano tutti questi costumi fighissimi? A parte comprandoli a 500.000 euro. Euro, sì, non yen, euro. Vibrant blue clothes. Vabbè, saranno quelli della Velvet Room. Cheer squad, sti cazzi. Maid set, butler outfit. Sì, ho capito, bro, ma non mai.
Ma non mi hai detto... A parte che c'è C vestito da Kill Bill, credo. Character exclusive. Cool trunks, clean uniform, hardboiled look. So the draw based on hardboiled detective from the Inaba PD. Available to purchase in Croco. Ok. Va bene. Yosuke, Cie. Vabbè, sti cazzi, senti. Vado. Tornando qua alla guida. Allora. Nota che ha trovato il guardiano, mostralo al vecchio. Ti darà la River Rod, che ce l'ha data, infatti. Talk to him again and ask about the bait for the Sea Guardian. Now you can catch the Genji Beetle bait bug. Catch it in the nighttime version of the bug catching game. It's also sold in Tanaka's Sunday Shopping Channel on 22nd August. Passato da un pezzo, tra l'altro. Non si aveva Genji Beetle bait bug. Finish at the... Sai cosa? Tanto non lo possiamo fare, quindi... Allora, fammi guardare un attimo una cosa. Fammi guardare un attimo una cosa. Torniamo qui. Torniamo qui. Fammi vedere gli oggetti che ho. Allora, dove lo vedo? Il pesce? Eccolo. Il guardiano ce l'ho. Perfetto. Il guardiano ce l'ho. Poi mi serve. Fallo vedere al vecchio. Io l'ho fatto vedere. Mi ha dato la River Rod. La River Rod è quella che mi ha dato effettivamente, o me ne ha data un'altra. Perché non mi pare si chiama River Rod. Beh, ce l'ho la River Rod. Perfetto. Nessun problema. Poi, parlaci di nuovo e chiedigli della bait per il Sea Guardian. Ok. Genji Beetle Bait Bug. Ce l'ho? Genji Ayo... Tatsui, Memeyo, Yasuloku, Sinaba, Daimyo, eh? Genji Beetle, sarà questo? Genji Beetle Bait Bug. E sarà questo, no? Genji Beetle. When used as bait as the sea, can attract lots of Meguruto. Sì, 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 è questa. Ok. Fish at the beach with it to catch the Sea Guardian. Bring the Sea Guardian to the old man, then report back to the fox. Ok. Ok. Quindi dobbiamo solo catturare il guardiano del mare. Perfetto. Perfetto, abbiamo già tutto. Ok, allora vado a salvare, così se faccio casino posso ricaricare e via. E allora a sto punto, raga, la musica è perfetta. Questa musica è perfetta perché dobbiamo catturare il guardiano dei mari. Questa è la musica, non è proprio, è del boss dei cieli, però vabbè, è epica comunque, no? Funziona, funziona. No, qua. Tutto mi aspettavo tranne che sarei riuscito a mettere la musica di Zelda in modo sensato in Persona 4. Peschiamo! Ho letto solo beginner fishing? Vabbè dai. In caso ricarico e facciamo un'altra volta. Allora. Genji Beetle, abbiamo 3 tentativi. Non mi ricordo come si pesca, tra parentesi, eh. Vorrei ricordare... Godo, cos'è? Non è lui, mi sa. Mi sa che non è lui, è stato troppo... Va bene. Ok. Lo accetto, I guess. Non mi ha neanche consumato l'esca, giustamente. Era un cartello. Va bene, dai. Adesso, questo era il tutorial, ovviamente. Era il tutorial, è stato gentile. Questo è tosto, questo è tosto, è lui. Secondo me è lui. Madonna, la musica! Cos'è, un altro cartello? No, però questo è il Meguro Tuna, non è il guardiano del mare, vaffanculo. No, questo non è lui, è troppo facile, è troppo facile.
Non è lui, è un altro tonno di merda. Sono un altro cartello. Infatti è un altro tonno. Non è che serve Diligence 5. Non lo so, qui non dice niente su Diligence 5. Vediamo. Fish at the beach. Forse devo cambiare la rod. Non me la metti in automatico? You can catch the Genji Beetle bait bug, che ce l'ho, l'ho già usata. Ma si vedere. Catch the Sea Guardian. Mi sa che è solo questione di avere culo. Mi sa che è solo quello. Vediamo un attimo, vediamo. Apro un'altra pagina. Persona 4 Golden. Sea Guardian. River Guardian. Inamba Jewel Beetle. The Sea Guardian, eccolo qui. Doesn't have to be raining or snowing. It's the Genji Beetle. You'll notice the guardian the second you throw it in the water by the ripples. If there is a large resonating splash upwards from the surface, you've got him hooked. There is no splash, press circle to reel it in. Ok, ah, cazzo, ho sprecato due esche. Ne ho sprecate due, porca troia. Sì, sì, io l'ho già fatto vedere prima, ci ha fatto pure il dialogo. Allora, continuiamo, in caso... Ok, dice che si capisce subito dal primo... Si capisce subito se è quello giusto. Quindi dai, vediamo. Devo essere un god gamer adesso e non sprecare quest'ultimo Genji Beetle che c'è rimasto. Perché potrei ricaricare, ma poi chi mi dice che me lo ridà il cartello? There is a large resonating splash upwards from the surface. Ok, vai. No. No, non me lo fa... No, non è giusto, non è giusto. Non era un large resonating splash from the surface. Riproviamo. Non era neanche... Secondo me non era neanche questo. Non era abbastanza diverso. Secondo me è proprio uno unico che si capisce. No, non è neanche questo. Non è neanche questo. Fammi vedere la musica qua com'è messa. Sta per finire? No, a voglia, abbiamo altri 13 minuti di questa musica. Che succede? Ok. Ancora niente. Solo per... Non è un pesce, è il pesce. Questo è il pesce più grosso del gioco. Aspetta, fammi fare una cosa. Fammi vedere com'è l'animazione. Perché magari l'ho beccata tre volte, ma in realtà no. Che in realtà piove. E quindi c'è pure il tempo perfetto per farlo spawnare, sto pezzo di merda. Allora. Anche il tizio è un solo Genji Beetle. E anche lui sta... No! Ah no, non è il mio stesso giorno. Lui sta facendo il 18 novembre. Ok, ok. No, 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 no. Si vede quando c'è il pesce giusto. Si vede. Non si vede appena boccava. Esatto, volevo vedere se l'animazione era particolarmente diversa. Ok, adesso ho capito. Non è questo. Non è questo, raga. Dobbiamo continuare. È questione di culo adesso. Potrebbe arrivare adesso, potrebbe arrivare tra 10 minuti. Dobbiamo continuare a provare. Never give up. Questo è The Indomitable Human Spirit contro l'altra cosa che non mi ricordo mai com'è. No. Questa live si chiamerà Il Pesce. No. Neanche questo mi sa, infatti no. Dai, vieni fuori, pezzo di merda. Ho messo la musica epica solo per te, sei il boss finale, il vero boss finale.
Alzo leggermente la musica. Forse non è abbastanza epica la cosa. Il pesce non vuole apparire perché sa che non è abbastanza epica. Eccolo! No! Ho sbagliato tasto! No, sono un coglione! Ti prego, riappari. Porca troia! Però ha funzionato. L'alzo di nuovo. Se l'alzo di nuovo appare. No, adesso si è offeso. Oh, oddio! Fase 2, raga. Ho skippato la fase 1, adesso c'è la fase 2 del boss. Dai, adesso arriva, c'è la musica perfetta. Adesso arriva, eccolo. Eccolo! No! M'era sembrato... No, porca troia! Mi sto facendo prendere dall'ansia. Calma. Non guardare la chat. Sai che c'è Rick che ti sta insultando. Probabilmente anche progettista ti sta insultando. Non guardare la chat. La chat non esiste. C'è solo tu, la musica e il pesce. Non c'è nient'altro. Non c'è un pubblico che si sta incazzando. Non c'è nessuno. C'è solo tu e il pesce. Ho visto un commento di 4 righe apparire. Non so se è di Mubot. Non so se è uno di voi. Io non guardo, nel dubbio. Calmo. Ho visto del rosso. Eric che si è incazzato. Non guardare. La terza. Non c'è due senza tre. Eccolo. No. Catroia. È fortissimo. Godo. Ma porca puttana, che cazzo è? Ma è un Leviatano. Purtroppo prima del drop. Poi la canna sotto le palle, sì, ma veramente. Un attimo, prima di salutare questa musica. Teniamolo un attimo così, per, no? Purtroppo non è coincisa col drop, ma nel montaggio posso fare in modo che coincidano. Nel montaggio posso togliere il mio audio e faccio in modo che coincidano. Oh, drop, dove cazzo sei? Te devo far arrivare io, te faccio arrivare io, eh. Aspetta. Piripipipipipipi. Madonna, Sam, è più grosso di me sto coso. Posso ancora pescare? Continuiamo a pescare? Ma sì, dai. Ma ormai ho pescato il cazzo di Leviatano, ma non mi fa più paura nulla ormai. Vorrei un altro cartello, se possibile. Io spero che il cartello sia più forte della mia arma attuale. Mi farebbe molto ridere questa cosa. Che l'arma più forte si trova con la pesca e non con il capitalismo. Bello. Lo adoro. Questo 4 ripples. Assurdo. Cos'è? Un altro cartello? No, non penso. Un tonno, ok. Va bene. Comunque è stato un momento molto JRPG questo, effettivamente. Ciao Molghera, Colghera Music, sto cazzo Music.
Nanako, tu non hai idea di che cazzo di giornata ho avuto. Vado a raccogliere il grano, va. Vado a fare Stardew Valley. Vado a fare Animal Crossing fino in fondo. Insomma, dello yummy, Nanako è grano. Il Nanako non... eh sì, il Nanako. Il grano non dovrebbe essere yummy. E piantiamo... che altro posso... ah, non posso... oh. Melon! Mettiamo il melon! Che ore sono? Siamo qui da 2 ore, quindi è tipo mezzanotte. Eh sì. Vabbè, dai, continuiamo ancora un po'. Adesso facciamo così, facciamo la vecchia e poi ci salutiamo. Oddio, in realtà non ho problemi ad andare avanti, quindi perché salutarci? Andiamo finché non ho... finché ho ancora voglia. Sabato, posso andare a fare qualcosa sabato? Non penso. Ah, adesso che non piove più, forse è tornato il gatto, ma non penso. Andiamo a vedere, ma non credo. No, infatti. Arrivederci. Non posso andare all'ospedale, vero? Non posso andare a lavorare all'ospedale anche oggi. Ormai sono tornato in forma. Dai mio grasshopper. No, no, non mi ha dato i Genji Beetles. E quindi non potrò mai più catturare il Guardian. Vabbè. Allora, domani quindi... allora, domani si va con la vecchia. E poi il giorno dopo, cioè lunedì, si va a dare il pesce gigante, il Leviatano, al vecchio. Così è contento e maxiamo la volpe. Qui posso andare all'ospedale? No. Mannaggia il cazzo. Vabbè, si va a leggere il libro dei... volevo andare a casa. Si va a leggere il libro dei Macho Mans. Bella, raga. Man of History. Who ate all my cum? A mystery. Esprimete. E dai, sali, coraggio di merda, sali che devo maxare Marie. Sì, Marie. Cosa? Naoto. Che anche lei c'ha i capelli scuri e il cappellino, quindi la confondo con Marie. No, Yosuke, non faccio il gruppo di... oh, Rise, non faccio il gruppo di studio. Sei annoiato? No, Rise, devo andare a parlare con una vecchia in riva al fiume. Mi dispiace. Mi dispiace, il dovere chiama. Le vecchie non muoiono da sole. No, nel senso... sì, Tanaka. Sì, 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 sì. Cosa mi dai? Più ora se non frega un cazzo. Oppure... chest key! Dammi le chest key, subito. No, non smasho Nanako, smasho Yukiko. Ho fatto la mia scelta molto tempo fa, quando ho visto chi era il personaggio con un senso dell'umorismo più simile al mio possibile. Perché carina Naoto, simpatica Chie, ma Yukiko non si batte. Bellina Marie che è la tsundere, cioè no, Yukiko non si batte. Yukiko è la best girl di questo gioco e nessuno riuscirà a farmi cambiare idea. Dov'è che volevo andare? Volevo andare dalla vecchia. Prima della vecchia c'era qualcos'altro che volevo controllare. Adachi? Ma tanto Adachi non c'è, figurati. Oh, c'è Yosuke, ciao. Non me ne frega niente. Rise, mi dispiace. Rise, c'ho la Gilf. Non posso andare da Rise. C'è la Gilf non si fa da sola. Oddio, Gilf. La nonna di Dandadan è una Gilf. Pruna è una Gilf. Questa non è una Gilf, questa è una signora anziana. Vestita da funerale in pieno giorno, ogni giorno. Per qualche ragione ti sembra sorpresa. Forse non si aspettava che sarei tornato.
Si aspettava che sarei andato con Rise. Vai. Yes. Allora, social link di merda. Stavolta ti saprò leggere, forse. Dov'è Death? Temperance. Death, eccola qua. Questa è il... non lo so, vabbè. Thought you were my husband. Guardare qui il fiume con te in questo modo mi riporta alla mente dei ricordi. Sto guardando tutte e mi dice rispondete come vi pare in tutti e cinque i primi rank, quindi vado. Mi porta dei ricordi, di cosa? Oh, di quando ero ancora giovane, prima che diventassi questa vecchia signora rugosa. Ho incontrato mio marito in questa città. Io ero nata e cresciuta qui e lui era parte di una compagnia di attori erranti. Attori vagabondi, giramondo, non lo so. Che andavano e venivano. Ogni anno venivo in questa città. Quando ero piccola, la mia famiglia mi portava a vedere gli spettacoli. Ed è lì che ho incontrato mio marito, che ai quei tempi era un attore bambino. Aveva la pelle molto chiara e pallida e parlava in modo completamente diverso dagli altri bambini. È stato il mio primo amore. Ogni anno veniva e ogni anno lo guardavo. Un giorno ho... non mi viene la traduzione, vaffanculo. Mi sono fatta coraggio e gli ho parlato. Per miracolo anche lui si era innamorato di me. E quindi ci siamo messi... ci mettevamo a parlare dietro il palco. Ci mettevamo a parlare dietro il palco, un appuntamento all'anno. E insomma... beh, se resistete a fare una cosa all'anno vuol dire che è una roba che è seria. Pensavo che stesse solo flirtando con me, ma pensavo che andasse bene anche in quel modo. Ma sai che cosa ha fatto? Ha lasciato la compagnia teatrale e ha detto che sarebbe rimasto a vivere qui e mi avrebbe sposato. Si è messo a lavorare nei campi. Anche se non sapeva come fare, Thorfinn ha fatto il Vinland, ha fatto Farmland Saga. Veniva e mi faceva vedere i suoi calli. Veramente Vinland Saga, era così orgoglioso. Ero molto felice ai tempi. Sono geloso. Oh, sono geloso. Ok, quindi... I'm jealous. Qual era? Eccola qui. E la terza di nuovo a piacere, va bene. Sono sicuro che un giorno arriverà in cui sarò... in cui sarai così felice che piangerai dalla gioia. No, ci sono molte persone che sono nel mezzo della felicità, semplicemente non se ne accorgono. Se non sai che cosa dovresti tenerti caro, allora la tua vita è solo un viaggio senza destinazione. Guarda quanto è vecchia e saggia questa vecchia. Vecchia e saggia. Lei è proprio vecchia e saggia, signora saggia vecchia. Al momento, tutto ciò che faccio... all I want to do, tutto ciò che voglio fare è essere insieme a lui. Ma so che non potrò mai farlo. Lui è andato in paradiso e io sicuramente andrò all'inferno. Non è vero, non ti... ma signora, guardi, io non so lei che cosa ha fatto, quindi non le posso dire non è vero, però non ti torturare, dai, non c'è bisogno. Poi dai, pure tuo marito non è che era un santo, anche lui sarà andato quantomeno in purgatorio, poi pure te non mi sembra... non penso tu abbia commesso dei crimini di guerra, quindi anche te al massimo andrai in purgatorio. A me piace di più l'immagine di Dante dell'inferno, che c'è anche il purgatorio in mezzo. Quel ragazzo era Enrico Pucci. Insomma, devo andare ora, fa freddo qui al fiume. Ci vediamo la settimana prossima praticamente. Cazzo, quindi lei era da fare l'estate, ci sarebbe stata ogni giorno. This pleases the nut. Allora, raga, che famo? Niente, vado... è domenica. Domenica non posso andare a lavorare all'ospedale. Però tanto vale provare. Due episodi, ho finito Stone Ocean. Ah, ma certo. Gli ultimi due episodi di Stone Ocean, anche detti il meglio di Stone Ocean. Guarda quel gatto lì sopra. Ma guarda qua, ma quanti gatti ci sono qui? Me ne ero scordato. Ah, tra l'altro, Sasuke, non so se te ne sei accorto,
che lui si chiama Weather Report, o come lo pronunciano in giapponese Weza Ripoto, ma perché il suo vero nome era Weza. Cioè lui doveva essere Weza Pucci, tipo, una roba del genere. E invece, o meno, non doveva essere Weza Pucci. Era perché Weza era il nome che gli ha dato la sua madre finta. Però, vabbè. Doveva essere Weza qualcosa. Si chiama Wes. Sì. Sì. Però a me fa più dire Weza perché... Wes, sì, però Weza, perché dai, Wes, Weza, no? Weza, fa più ridere Weza. Cosa che sto facendo? Sto ruotando sul posto, vado a leggere un libro sul coraggio. Aspetta, fammi salvare, se sa mai. Metti che, succede un casino, esplode tutto. Dai, leggiamo Man of Cazzo. Man God. Fa riderissimo Man God e subito dopo Farewell to Man. Non so perché mi fa così ridere Farewell to Man dopo Man God. Ma dice sempre la stessa cosa, tra l'altro. Dai, dai, godo! E non leggeremo mai il quinto capitolo, allora. Non vedremo mai Farewell to Man. Questa è una cosa molto triste. Purtroppo non vedremo mai Farewell to Man, ragazzi. Mi dispiace dirvelo. È andata così. Non ci serve, non ci serve, non lo vedremo mai. Che è un po', in realtà è un po' come faccio io, perché tipo io devo ancora vedere l'ultima stagione di BoJack Horseman. E mi è piaciuto tantissimo BoJack Horseman, ma per qualche motivo non ho voglia di vedere l'ultima stagione. Non so che cosa ti ho detto, Naoto, scusa, stavo guardando la chat. Comunque ragazzi, vi insegno come distinguere la best girl da una non best girl. E la best girl, chiariamo, è obbligatorio trattare la best girl come se fosse una cosa oggettiva, cioè che ce n'è una sola e chi non è d'accordo è un pezzo di merda. È molto importante fare questa cosa, ma ricordatevi anche che in realtà ognuno ha la propria best girl e io vi insegnerò come riconoscere la propria best girl, che andrà difesa al costo della vita. Riconoscerete la best girl nel momento in cui apparirà a schermo e farete ma proprio sarà una cosa genuina, non come me che fingo le reazioni. Io quando giocavo a Persona 5 appariva Makoto, c'era proprio Makoto. e quindi ho riconosciuto così che era lei. O anche giocando a Persona 3 quando c'era Elizabeth che aveva una punta Elizabeth. E io questa cosa in Persona 4 in parte ce l'avevo. La persona che mi ha causato la cosa più vicina a questa è Yukiko. Quindi Yukiko, c'è Yukiko. Mi sono avvicinato di più ai miei amici di scuola. Ok, va bene. Best girl, i fumi, guarda io i fumi. Dai, iniziamo la waifu war. I fumi è una versione noiosa di Makoto. Boh, non è vero, non lo penso neanche per sbaglio. Però è vero che a me di fumi non piace tantissimo il fatto che scacchi, anzi no, shogi, ti voglio bene, shogi. Takemi, allora, Takemi a me fa strano. Takemi mi fa strano perché... non lo so. Mi sa che semplicemente non sono uno da Dommy Mommy. Mi sa che semplicemente è quello. Io non ho mai avuto il bisogno della Goth Mommy GF. Ci memo sopra, faccio anch'io calpestami, ma in realtà non sento quelle pulsioni. Non ho mai sentito davvero il bisogno delle Dommy Mommy Goth GF che mi calpestano e mi mettono, non lo so, i tacchi nel culo, credo. Funziona così. Boh. Vecchio! Come va la pesca? Bro, tu non hai idea. Io ormai ho fatto, non sono più agile e forte come ero una volta. I miei giorni di pesca ormai sono finiti. Il mio unico rimorso, rimpianto, anzi, è che non ho mai catturato quel pesce. E io invece sì, sono il tuo erede. Lascia fare a me. Lo catturerai tu anche se io non ce l'ho mai fatta? Deve essere stato il destino che ci ha portati insieme. Ti insegnerò tutto quello che so. Ammira. Cosa? Ma è vero? Oh mio Dio!
Ma quello... Non mi aspettavo. Ho visto mia moglie morta per un attimo. E lui è il marito della tizia. No, è il contrario. Signore, le vuole che le presento una persona? Ma lui è il guardiano del mare che in tutti questi anni non sono mai riuscito a catturare. Sei scarso, bro, sei scarso. No, beh, in realtà è perché lui non aveva la musica da boss fight pronta. Perché se non hai la musica da boss fight, il pesce non appare. A quel pesce importa molto dell'atmosfera e la devi mettere tu, giocatore. Purtroppo lui non ce l'aveva perché è vecchio e non sa che cos'è la musica dei videogiochi. Sì, è venuto e poi però si è ricordato che è troppo vecchio per fare queste cose. Non era... Stavo per fare una battuta su Berlusconi, ma mi sono reso conto che non ho approfondito abbastanza Berlusconi quando era vivo per fare questa battuta, quindi niente. Stava per raggiungere Berlusconi. Il marito della vecchia Berlusconi! Oddio! La lore incredibile, è tutto collegato. Non penso. Giovanotto, ben fatto. Non pensavo che l'avrei mai visto. Però, allora, sono molto felice che la quest finale della volpe sia... cattura il pesce della Madonna. Sono molto felice di questa cosa, perché in Persona 5 non c'era. Cioè, in Persona 5 c'era il minigioco della pesca, ma sti cazzi se non lo facevi. Qui non fai il minigioco della pesca, non completi un social link, stronzo. Non pensavo l'avrei mai visto con i miei occhi. Sono felice di aver vissuto fino a quel punto. Non ho dubbi, non ho più rimpianti ora. Forse è il momento che mi unisca a mia moglie. No, vecchio, vabbè, non c'è bisogno. No, non è ancora finita. Ho acceso in te lo spirito del pescatore. E posso fare lo stesso per altri bambini. Per altri ragazzi. Non ti dispiace se lavoro ancora un po' in queste vecchie spoglie mortali, vero tesoro? Non ci metterò molto. Vado. Sono molto soddisfatto. Dove cazzo è? Qui. Allora, signori, io direi che ci salutiamo. Mi sta iniziando a fare molto male il culo, quindi io direi che ci salutiamo con la vittoria finale qui della pesca. Comunque abbiamo in Persona 5 la quest migliore. Qual è la quest migliore di Persona 5 effettivamente? No, oddio, non è vero. Allora, facciamo Royal. In Persona 5 Royal, il social link migliore secondo me è Akechi. Non Maruki. Maruki è bello per altri motivi, ma il suo social link non è il migliore. Il social link migliore è quello di Akechi, secondo me. A mani basse. Persona 3, si chiamava Akinari, mi pare. Vabbè, il tizio che... l'alligatore rosa, lui, mio padre. E Persona 4 vince la volpe, ovviamente. In realtà non lo so, poi deciderò chi è il migliore di Persona 4 quando l'avrò finito. È vero che in Persona 3 molti social link non li ho fatti. Tipo, io Mitsuru non l'ho fatta in Persona 3. Non sono riuscito a finirla. L'ho portata tipo all'8, ma poi è scaduto il tempo. Ho detto, vabbè, dai, faccio Aegis invece di Mitsuru. Sì, raga, però Akechi viene devastato in un turno. Sì, ma intanto ti sfida. Cioè, quale altro social link ti sfida? Persona 3 Akinari. Com'è che si chiamava? Il tizio che moriva. Il tizio che scrive la fiaba dell'alligatore. Non lo so, ma è l'unico... Tra tutti i social link di Persona 3 è l'unico che mi è rimasto impresso. È l'unico che mi ha fatto dire, cazzo, quanto è bella sta quest. Quindi sì, il tizio di Persona 3 che muore per me, che poi in realtà... Ma tanto non è uno spoiler che muore, lo incontri la prima volta e dice, bella bro, sto morendo. Ok, ciao, come stai? Male, la risposta è male, vabbè. L'unica... Spoiler, bro, letteralmente lo incontri e dice, bro, c'ho il cancro. Ciao. Ma tanto non lo sai chi è, non ti ho mica detto che aspetto a... Non ti ho mica detto che aspetto, non ti ho mica detto dove lo incontri, a che punto del gioco lo incontri. Ti ho detto solo letteralmente la prima cosa che ti dice. E comunque non ti ho spoilerato il dialogo finale. Che quindi... Non ti ho spoilerato il dialogo finale, che è la cosa... Cioè, allora, tutto il social link è bellissimo. E il dialogo finale mi ha fatto dire proprio, cazzo quanto è bello sto social link.
cosa che purtroppo la maggior parte dei social link di Persona 3 non mi hanno fatto dire. Purtroppo la maggior parte dei social link di Persona 3 sono di una noia mortale, di quelli che ho fatto io, eh. Poi magari, che ne so, c'era Mitsuru che c'era il finale della Madonna, c'era Bebe lì, lo studente tedesco che era il più divertente del mondo, io l'ho skippato per sbaglio perché mi ero scordato la sua esistenza. Magari c'era tanta roba figa che io ho skippato. Purtroppo io ho fatto il social link della Luna, io ho fatto il bambino ciccione in Persona 3, io ho fatto lui. Vabbè, c'erano tanti carini in Persona 3, c'era tipo la bambina, c'era il monaco, che altro c'era? Ce n'è uno che mi è venuto in mente prima, me lo sono scordato. L'hai fatto lui, chi è lui? Ah, è francese, non tedesco, ok. Mi ricordo che era tedesco, per qualche motivo. Chi c'è? Ah, poi c'era quello che ero io, Keisuke, che era un tizio con gli occhiali, ero palesemente io, era un altro modo per fare lo spelling di Kisuko. Ma lui l'ho skippato perché non mi sembrava molto interessante. C'era Corridore 1 e Corridore 2. Il Corridore 2 era più interessante perché aveva... Ah, i vecchi erano carini come social link. C'era mio padre. Allora, raga, questo è uno spoiler. Io non ve lo faccio questo spoiler perché voglio che voi giochiate Persona 3 e facciate quindi non ve lo dico. Però, per chi sa, il diavolo non è memorabile per niente, ma è memorabile perché è il diavolo. E la chiudo qui, non dico altro. Il diavolo effettivamente è tipo... No, vabbè. Assurdo. Comunque. Bro, ho fatto tutte le quest. Più di così non te può volere bene nessuno. Mi dispiace. Passato del tempo con la volpe. Eccoci. Cosa? No! Perché? Ma... In che senso? No! Aspetta! Ma... Che vuol dire che non c'erano le condizioni giuste? No! Aspetta! No! Non è giusto! No! Aspetta! Sta pezza di merda! Posso controllare sulla guida quali sono le condizioni giuste o è uno spoiler? Cioè, è una cosa che posso fare anche adesso, semplicemente mi ha detto no, non la fai adesso, o è uno spoiler? Cioè, è una roba che avviene con la trama. No, vaffanculo, io volevo la soddisfazione e mi sbloccava il persona della Madonna che non avrei mai usato perché i persona Helmet di solito fan cagare. Ma no, sono stato cock bloccato. E dopo che ho detto pure... Basta, peggior social link, non mi piace più, fa schifo. Vince il miglior social link Kanji perché affronta il tema della mascolinità tossica. Sono serio, comunque Kanji per ora è il social link più interessante perché affronta il tema della mascolinità tossica. Va bene, niente. Per oggi finiamo qui. Questo episodio lo chiamerò... Allora, domanda, questo episodio lo chiamo il dio dei mari, il leviatano, il pesce cazzo, no, il pesce cazzo no. The One Piece is real. No, ma The One Piece is real non c'entra un cazzo. Moby Dick, Moby cazzo lo chiamo. Progettista, il mio filtro degli spoiler ha cancellato il tuo messaggio dicendo che c'è FF16 dentro. Posso guardarlo o è davvero uno spoiler di Final Fantasy 16? Io ho messo su Google il filtro anti-spoiler, ho messo come keyword Final Fantasy XVI. Puoi guardarlo, vediamo cos'è. Ah, ok, sei in tema con... Ma infatti Leviathan mi è venuto in mente per quello, più che... Poi per Moby Dick, però più che altro mi è venuto in mente per Final Fantasy. Allora... Vabbè, ci penserò poi.
Va bene, ragazzi, grazie per la compagnia, grazie alla Nintendo per avermi denunciato per aver usato le loro musiche senza permesso. Animal Crossing, no, qui non è Animal Crossing, qui è... Oddio. Allora, vediamo un attimo. Attraversamento animale. Vabbè, ci penserò. Esatto, casco, strecciati, che adesso anch'io mi devo strecciare il culo. Mi metto sul letto e faccio i cazzi miei. Tanto è mezzanotte e mezza, non posso registrare Final Fantasy XVI perché quando registro Final Fantasy XVI tendo a urlare e magari non è il caso di urlare a mezzanotte e mezza. Vado a recuperare qualcosa, oddio, la musica. Va bene, buonanotte. Aspetta, che c'è? Rick, dimmi. Che ti serve? Intanto io guardo un attimo se strecciare il culo lo fai pre-pegging. Ok, allora cambio cambio parola. Non streccio il culo, streccio le cosce, perché sono seduto da molto tempo e cominciano a perdere sensibilità. E visto che streccio le cosce, succederà che streccerò anche i glutei, ma solo per effetto secondario. A parte che io non posso subire pegging perché sono sto cercando un modo divertente per dire che sono single, ma non mi viene in mente nulla. Mi viene in mente Peo, che quando l'ho visto a quell'evento lì che aveva organizzato a Fabriano si era messo a cantare "Quest'estate sono single", che era la sua strategia. Ha detto: io questa la canto al mare adesso. Mi metto a cantare al mare "Quest'estate sono single", così magari qualcuna ci prova. E mi sta venendo in mente quello. E niente, non posso neanche usarlo come titolo perché non è estate, è ottobre nel gioco, quindi va bene. Chiudiamo questa, chiudiamo questo alone di tristezza e solitudine e ci vediamo domani sera con l'Anime Night.